Buonasera. Un attimo, devi andare. Allora, gli assessori che rimarranno sono solamente gli assessori che presenteranno le delibere questa sera. Quindi, Torresani, per cortesia, lei clicca OK, che segna la presenza. Perfetto. Adesso spenga. Brava. Roberta, uguale. Fai OK. OK. Schiaccia OK. Basta, rispegnilo. Perfetto, così è segnata la tua presenza in automatico. Tu te ne puoi andare. Dopo, dopo lo fai, certo. È per segnare solamente la presenza in aula. Quindi cosa fa? Lei resta qua, io vado? Sì, lei sì. Schiaccia e segna la tua presenza adesso, questo. Basta questo. Ok, sei presente in aula? La stessa cosa lo farà. Basta questo. Inquadra la videocamera. Inquadra tutto. No, videocamera. Inquadra te. Quindi se cambi il microfono. No, vedi che viene. No, inquadra sempre lui, stai tranquillo. Perché la mira. Non ti preoccupare. Però vedi che lo. Veda là, vedi che. Di là. Ciao. Visto? È la stessa cosa, è la stessa cosa, si sposta. Signore consiglieri, per favore, se vi accomodate, grazie. Sono 12, cosa state? Ti puoi sedere per cortesia? Ok.
siamo in 12. Fai sedere tutti, di... Consigliere Ghezzi, per cortesia, se prende posto, Lanzoni se va di sopra. Le persone che si siedano per gentilezza. Grazie, se usciamo dall'aula con cortesia. Rosa, si accomodi davanti. Lo metta vicino, vada lì che glielo dice Cozza dove deve metterlo. Perfetto, grazie. Un'altra casella si è accesa. Consigliere Molteni, lei ha già provveduto a inserire il badge? Ok, perfetto, in automatico segna la presenza. Perfetto. Allora, abbiamo assente Gianvecchio e l'assessore e la consigliera Monica Chitto. Di Cristo cosa volevo dare? Assente giustificato. Assente. Se non ha pubblicato. Okay. Buonasera a tutti, do la parola al segretario per l'appello, prego. Buonasera a tutti, procediamo. Inizio seduta 20:08. Di Stefano Roberto, presente. Fiorino, presente. Presente. Aiosa, presente. Attanasio, presente. Bonomelli, presente. Carpani, presente. Chittò, assente giustificata. Cozza, presente. Di Cristo, assente. Galante, presente. Ghezzi, presente. Gianvecchio, assente giustificato. Leo, presente. Molteni, presente. Pagani, presente. Pasquinelli, presente. Pastorino, presente. Perego, presente. Pogliaghi, presente. Recupero, presente. Rosa Vittoria, presente. Scarangella, presente. Valsecchi, presente. Vincelli, presente. Vino, assente. Consiglieri, quindi gli assessori solo per presentazione: D'Amico, assente. La Miranda, presente. Lanzoni, presente. Magro, assente. Pizzocchera, presente. Torresani, presente. Consiglieri presenti. Ventuno consiglieri presenti, quattro consiglieri assenti, la seduta è valida. Grazie, signor segretario. Prima di ascoltare l'inno, chiedo a nome di tutto il Consiglio Comunale un minuto di raccoglimento in memoria di tutte le persone che a causa di questa pandemia, che ha colpito il mondo intero, hanno perso la vita. Un pensiero anche a tutti quelli che si sono visti strappare al loro affetto un familiare, un amico e una persona cara. Ascoltando il nostro inno nazionale, sentiamoci tutti ancora più vicini l'uno all'altro. Ci alziamo in piedi. Thank you.
Passiamo alla nomina dei tre scrutatori. Rosa Vittoria, Molteni, Leo. Do lettura delle comunicazioni dell'ordine del giorno. Prego silenzio in aula per cortesia. Appunto 1, delibera della Giunta Comunale numero 91 del 30 marzo 2020, procedura di urgenza in materia di contenimento di gestione emergenza epidemiologica da Covid-19, affidamento del servizio di disinfezione stabili comunali ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo numero 50 del 2016. Primo prelevamento dal fondo di riserva, ex articolo 166,2 del decreto legislativo 267 del 2000. Punto 2, delibera di giunta comunale numero 92 del 30 marzo 2020, bilancio di previsione 2020-2022, secondo prelevamento dal fondo di riserva e di cassa per l'esercizio 2020. Punto 3, delibera di giunta comunale numero 106 del 20 aprile 2020, bilancio di previsione 2020-2022, terzo prelevamento dal fondo di riserve di cassa per l'esercizio 2020 e adeguamento del PEG 2020-2022. Passiamo ora alle delibere. La delibera al punto 1, 2, 3 e 4 verranno presentate in un'unica presentazione dal sindaco. Successivamente, a termine, andremo delibera per delibera alla discussione e alla votazione. Do la parola al signor sindaco, ricordando che è stato stabilito il tempo di 5 minuti per delibera, quindi anche lei ha 20 minuti, la pregherei di attenersi ai tempi il più possibile. Allora, do lettura delle prime 4 delibere. La delibera al punto 1 recita: ratifica, variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'articolo 42,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Delibera al punto 2, articolo 175 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, variazione di bilancio di previsione finanziario del 2020-2022. Delibera al punto 3, integrazione programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei alle amministrazioni per il triennio 2020-2022. Al punto 4, rinegoziazione di prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., circolare numero 1300 del 2020. Queste sono le 4 delibere al punto 1, 2, 3, 4. Do la parola al signor sindaco, prego. Sì, grazie Presidente. Queste delibere sono abbastanza tecniche, le abbiamo affrontate anche in commissione. Partirei dalla... non ci sono state domande non evase durante la commissione, quindi
faccio una spiegazione anche abbastanza veloce. Per quanto riguarda la delibera, per quanto concerne l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione per il triennio 2020-22, ogni anno l'amministrazione deve deliberare quelli che sono tutta una serie di incarichi che vengono dati all'esterno per una questione organizzativa o altro. In questo caso si tratta di un incarico di collaborazione esterna per individuare un professionista non previsto all'interno della delibera approvata per il 2020, che si occuperà tendenzialmente di elaborare quello che è il piano finanziario, supportando gli uffici per la nuova tariffazione della tassa dei rifiuti, quindi per quanto riguarda la Tari. È un impegno abbastanza importante, considerato che si tratta di una normativa che è appena cambiata su indicazioni dell'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia del governo, quindi sono indicazioni, linee guida che seguono delle direttive europee. Allo stato attuale non entro nel merito, così come sono entrato in commissione, vi ricordate anche durante l'approvazione del bilancio come questa amministrazione ha deciso di intervenire proprio per pagare quello che è il 1.200.000 euro annui del disavanzo del predissesto che stiamo affrontando, in particolar modo con molte economie sul personale. Anche in questo caso, qualora avessimo avuto disponibilità di risorse per farlo, diciamo, in casa, all'interno, mancavano le competenze, perché si tratta di una disposizione di ARERA abbastanza fresca e innovativa, e se vogliamo portare entro giugno il piano economico finanziario per la nuova tariffa sulle indicazioni di ARERA, abbiamo bisogno di un professionista che ci segua, anche perché il passaggio da quello che è una tariffazione completamente diversa a quella che sarà una tariffazione che abbiamo affrontato in commissione, più puntuale, più basata sul reale consumo, snatura un po' i metodi di calcolo dell'amministrazione, e quindi il nuovo modello ha bisogno di un professionista, anche perché stiamo parlando, credo, dell'appalto più importante e consistente dell'amministrazione comunale, la parte dei rifiuti, che cuberà all'incirca, se basato su 6 anni, più di 60 milioni di euro. Quindi questa è la prima delibera basata sull'inserire all'interno dell'elenco già approvato questa tipologia di professionista che non era stato previsto. Per quanto riguarda invece le due variazioni di bilancio, faccio un elenco veloce. Ci sono state delle variazioni in questi mesi a seguito dell'approvazione del bilancio per quanto riguarda sia maggiori entrate che maggiori uscite, in particolar modo tutta una serie di contributi ministeriali e regionali per l'emergenza Covid, ma anche di ordinaria amministrazione. Tendenzialmente ci sono 431.000 euro del contributo governativo per la solidarietà alimentare per l'acquisto di buoni spesa. La creazione del capitolo di bilancio, noi abbiamo indicato 70.000 euro come creazione, anche se allo stato attuale siamo sotto i 50.000 euro, che sono le donazioni che sono state e verranno utilizzate anche quelle per l'acquisto dei buoni spesa. Abbiamo svincolato l'avanzo per 445.000 euro di risorse che erano state erogate da Regione Lombardia per il mantenimento in locazione degli alloggi. C'è stato un altro contributo di Regione Lombardia per quanto riguarda gli alloggi in locazione di altri 30.000 euro. 110.000 euro il finanziamento di finanziamento ministeriale per la copertura di spese di sanificazione
degli uffici, degli ambienti, dei mezzi pubblici, 205.000 euro da parte del contributo di Regione Lombardia per interventi a sostegno delle famiglie con il sostegno mutui e l'acquisto dispositivi informatici per la famiglia per consentire ai ragazzi di poter accedere alle video lezioni. 10.000 euro del progetto Smart per la polizia locale, 302.000 euro il finanziamento di CAP per quanto riguarda l'emergenza epidemiologica, 40.000 euro ulteriori da parte del governo per la polizia locale, in quanto il DPCM, tutte quelle che sono le regole del DPCM e le sanzioni che sono state fatte, ovviamente non vanno al Comune di Sesto, ma vanno alla tesoreria di Stato, e l'attività di controllo presidio del territorio è stata coordinata dalla Polizia di Stato e con un contributo anche di 40.000 euro da parte del governo alla nostra polizia locale. Altri 10.500 euro per quanto riguarda la chiusura dell'iter amministrativo per la riqualificazione dell'area del Parco delle Torri. Poi andiamo su quelle che sono state invece affrontate nella commissione da parte dell'assessore La Miranda, 1 milione di euro di contributo regionale, il 20% sul 2020, l'80% sul 2021, che andranno a coprire per 200.000 euro, un di cui del milione l'accordo quadro sulle strade. Gli altri 200.000 euro l'adeguamento degli impianti elettrici, 120.000 euro saranno destinati a attività di bonifiche, 90.000 euro per l'adeguamento antincendio e sfondellamento all'interno degli asili, 100.000 euro per la videosorveglianza, 240.000 euro per la realizzazione di nuovi loculi e 50.000 euro per la realizzazione degli ossari. Un altro contributo ministeriale, quello che già lo scorso anno avevamo recepito sull'efficientamento energetico per 170.000 euro, che poi ci ha consentito di avviare tutto il progetto al Manin di riaccensione delle luci, è stato confermato sul 2020-21-22 con possibilità, qualora vi fossero coperture, di estensione fino al 2024. E il contributo regionale invece per l'efficientamento energetico dello stabile di Via Campestre è stato suddiviso sul triennio 20-21-22 rispettivamente 770.000 euro sul 2020, 787.000 euro sul 2021, 367.000 euro sul 2022 e poi tutta una serie di uscite dovute alla realizzazione e all'adeguamento della rete LAN del palazzetto comunale e alcune attrezzature informatiche, tra cui anche vediamo oggi nuovi sistemi che stiamo utilizzando rispetto al passato funzionano. Ultima delibera, quella relativa alla rinegoziazione dei mutui. Abbiamo deciso, io personalmente sono sempre contrario alla rinegoziazione dei mutui, anche perché lo ritengo che gli impegni che vengono fatti dovrebbero essere mantenuti. Sta di fatto però che viviamo in una situazione non di normalità. Noi amministriamo, come tutti ben sapete, un comune in predissesto siamo proprio nel bel mezzo di una situazione di pandemia che ha generato delle numerose mancate entrate all'interno di tutti i comuni, definiamoli così. Proprio per questo il governo ha messo a disposizione alle amministrazioni comunali la possibilità di rinegoziare i mutui generando maggior liquidità, che è quella che oggi manca a tutte le amministrazioni comunali.
Noi siamo andati a verificare tutti i prestiti attualmente accesi da parte del Comune, ne abbiamo individuati 28 perché avevano un tasso, con la rinegoziazione avremmo avuto un tasso inferiore, quindi erano più utili dal punto di vista anche finanziario la loro rinegoziazione. Che cosa genera questo cambiamento, questa rimodulazione? Il capitale annuale originario impegnato in questi 28 prestiti è di 1.146.000 euro. Con la rinegoziazione si ha un delta a nostro vantaggio, quindi scende il capitale annuale a 875.800 euro, praticamente c'è un delta di 270.000 euro, che significa una maggior liquidità per l'amministrazione di 270.000 euro all'anno, con la possibilità, anzi con la certezza che sul primo anno, ovvero sul 2020, c'è un abbattimento ulteriore della quota capitale del mutuo che si attesta, porta come delta, quindi maggior liquidità, di 601.000 euro. Quindi praticamente, in sintesi, sul 2020 abbattiamo di 600.000 euro la quota di mutui, dal 2021 in poi di 270.000 euro. Questa manovra del governo consente che per i primi 4 anni tali importi, che vengono utilizzati non più per i mutui ma possono rimanere come liquidità nelle casse dell'ente, possono essere utilizzati in spesa corrente, perché ricordiamoci i mutui provengono dalla spesa di in conto capitale. È una manovra che genera maggior liquidità in una situazione di difficoltà da parte di tutte le amministrazioni comunali, una manovra che anche come ANCI Lombardia abbiamo richiesto ad ANCI Nazionale, insieme a tante altre manovre aggiuntive per poter consentire agli enti locali di non dover trovarsi in una situazione di non solo mancanza di liquidità ma difficoltà veramente nel poter reperire le risorse per pagare anche banalmente le gare d'appalto attualmente in corso o i servizi di pubblica utilità che devono essere erogati da un comune. Attraverso l'ANCI regionale c'è stata una discussione con l'ANCI nazionale e un confronto poi con il Ministero, e all'interno poi è stata recepita la nostra richiesta. Quindi oggi ne approfittiamo per poter generare maggior liquidità e poter affrontare con risorse non immobilizzate come in passato, magari qualche intervento aggiuntivo a sostegno della spesa corrente. Grazie. Grazie a lei, signor Sindaco. Quindi passiamo alla discussione, apro la discussione alla delibera al punto 1. Ratifica variazione al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'articolo 42,4 del decreto legislativo 267-2000. Potete prenotarvi, prego. Prego, consigliere Vino. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Voglio ringraziare personalmente per il gesto che l'amministrazione ha rivolto alla mia famiglia qualche giorno fa. Grazie ancora. Inizio con l'intervento di questa sera. Io credo che se questa sera facessimo il nostro intervento e votassimo secondo le impostazioni, i tempi e modalità che questa maggioranza inesistente ha deciso, ci sentiremmo complici dell'uccisione politica e della massima assemblea democratica della città. La lista civica dei giovani sestesi, attraverso il sottoscritto,
continua a riportare in quest'Aula e nelle assemblee dei capigruppo l'invito ad una riflessione attenta e alta per denunciare questo vostro modo di fare teso ad annullare il confronto e del dibattito politico e a svilire il ruolo istituzionale che ricopriamo. I giovani sestesi che nella precedente legislatura sedevano sui banchi dell'opposizione non hanno certo lesinato critiche anche forti alla giunta Chittò. Lo abbiamo fatto nel rispetto dei ruoli e nell'assoluta agibilità politica. Da quando si è insediato lei, signor Sindaco, insieme a questa maggioranza, abbiamo dovuto registrare la riduzione degli spazi democratici. Lo avete fatto rendendo difficile e burocratico l'ingresso agli uffici comunali e ai lavori dello stesso Consiglio. Avete distrutto il legame sociale con il mondo associativo, spostandolo sul piano conflittuale senza coglierne e valorizzarne il grande patrimonio sociale. Avete modificato il regolamento comunale rendendolo vano e inefficace ogni richiesta di chiarimento e annullando il dibattito in aula. Col vostro modo di fare avete spostato quel lumicino di dibattito politico che è rimasto nella nostra città dai luoghi istituzionali a quello dei social. Ma vede, signor Presidente e signor Sindaco, voi potete fare tutto ciò con la prepotenza dei numeri, ma ricordatevi che ciò che fate oggi potrà ritorcersi contro un domani. Cari signori, è la politica che guida la città. Non è la prepotenza e la violenza dei numeri. Non sono i like e nemmeno i sondaggi, ma i dati reali. I sondaggi dicono quanto sei simpatico. I dati ti dicono quanto sei competente. Noi continueremo nella nostra battaglia, anche se dovessimo farla da soli, perché crediamo nella politica e nelle istituzioni. Abbiamo sempre fatto proposte di buon senso, in ultima l'abbiamo fatta qualche sera fa, in sede di riunione dei capigruppo, proponendo in modo responsabile e rispettoso delle leggi un allungamento del Consiglio Comunale al giorno dopo, consentendo così ad ogni rappresentante politico, di ogni forza politica, di esprimere il proprio pensiero su quello che è stato messo in votazione. Abbiamo incontrato un muro, un'assurdità totale. Abbiamo assistito a una parata di tanti soldatini che, ligi ad ordini ricevuti, hanno messo a bando il loro ruolo di consigliere preferendo l'obbedienza cieca al buon senso. Il silenzio di tutti, la votazione inopportuna e fuori luogo effettuata da lei, signor Presidente, lo confermano. Lei avrebbe dovuto mantenere un ruolo super partes, invece ha preferito schierarsi, e non è la prima volta che lo fa. Le vorrei ricordare che lei, signor Presidente, è presidente di tutto il Consiglio Comunale e non soltanto di una parte, ed è stato votato anche con i voti della minoranza. Lei, signor Presidente del Consiglio, con quel gesto si è assunta una grave responsabilità, perché il suo atteggiamento scorretto istituzionalmente non le fa certo onore e indebolisce la sua figura, non solo nei confronti di tutti noi dell'opposizione, ma anche e soprattutto nei confronti della città. Il confronto democratico non è nelle vostre corde. Preferite Facebook alla discussione. Lì potete esercitare tutto il vostro ego, compiacervi dei like e sostenere ciò che volete senza contraddittorio. Lo fate nel disprezzo di quest'Aula e del rapporto con la città. Lo fate con l'arroganza di chi pensa di comandare e non di amministrare. Lo fate con la consapevolezza dell'impossibilità di sostenere un confronto serio sulle cose concrete e non sulle favole. Questo intervento potrebbe sembrare un discorso distaccato dalle delibere di questa sera, ma non è così. È pienamente attinente alla possibilità o meno di poter discutere senza l'umiliazione dei 5 minuti. In quest'Aula siamo chiamati a fare politica, ad esprimere concetti, a fare proposte in funzione di un proprio punto di vista e di visione di governo. La parte tecnica la si fa nella commissione preposta e anche su queste delibere si potrebbero e si dovrebbero esprimere posizioni politiche, ma voi non volete farlo, perché ancora una volta, riducendo i tempi di discussione e non accogliendo la proposta della lista civica dei giovani sestesi di allungare il Consiglio Comunale al giorno dopo, qualora ce ne fosse stata l'esigenza, ci impedite di esercitare il nostro ruolo. Mi nascondete per pura comodità dietro l'interpretazione delle ultime normative, ma vi annuncio ufficialmente che dopo questo chiarimento, mentre le dichiarazioni di voto mi limiterò ad annunciare il voto, per quanto riguarda gli interventi prossimi di ogni singola delibera, userò i miei minuti a mia disposizione stando in silenzio. Lo faccio nel rispetto di quest'Aula, lo faccio come forma di protesta. Abbiamo scelto il silenzio perché così nemmeno lei, signor Presidente, potrà toglierci la parola, in quanto starò zitto. A meno che lei, signor Presidente del Consiglio,
Non si arroghi il potere di toglierci anche questa democratica possibilità e modalità di protestare. A quel punto utilizzeremo anche altre strade. Grazie. Grazie a lei. Si è prenotata la consigliera Pagani. Prego, consigliera. Sì, buonasera a tutti. Grazie, signor Presidente. Buonasera a tutti i consiglieri comunali. Intervengo per le prime due delibere in discussione. Partiamo dalla discussione sulla ratifica di variazioni di bilancio Parlare di discussioni, come affermava prima il consigliere Vino, mi sembra un'affermazione alquanto generosa, visto che parliamo di un consiglio comunale azzoppato, perché contingentato dei tempi, anche per assenza della possibilità di poterlo gestire in remoto. La spiegazione dell'assenza del remoto è scritta, o quantomeno l'ho trovata scritta, all'interno del verbale dell'ufficio di presidenza, e che riporta: non c'è la sicurezza tecnica e istituzionale che tutto ciò possa avvenire a norma di legge, il che significa che in tutte le altre parti d'Italia dove l'hanno fatto evidentemente non hanno rispettato la legge. Poi quale legge non si capisce, perché la norma di legge non viene nemmeno citata e non viene assolutamente spiegato. Quindi quello che dobbiamo fare questa sera a questo punto è andare in apnea e cercare di dire il più velocemente possibile, non chiamiamolo dibattito politico perché è un'offesa chiamarlo dibattito politico, cerchiamo di dire il più velocemente possibile alcuni contenuti che riteniamo prioritari nella discussione di questa sera. Allora, partiamo dalle cifre che sono inserite all'interno della variazione di bilancio: 50.000 euro per quanto riguarda il capitolato, poi di 70.000 euro, come ha spiegato il sindaco, le donazioni dei cittadini di Sesto San Giovanni, che testimoniano ancora una volta la generosità dei nostri cittadini e la capacità di farsi comunità, di essere compatti in un momento di difficoltà. Il forte impegno, come è stato sottolineato da parte del governo su più fronti, la sanificazione, la disinfestazione degli uffici, il sostegno alla polizia, i 431.000 euro di emergenza alimentare. Per quanto riguarda l'analisi dei buoni dell'emergenza alimentare, allora, in prima commissione bilancio la relazione che è stata fatta è una relazione di ordine quantitativo e non una relazione di ordine qualitativo. Ora non mi posso soffermare evidentemente perché non c'è tempo per discutere di questa cosa, dico soltanto all'assessora che il 14 aprile abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti, quindi aspettiamo la risposta, perché all'interno della richiesta di accesso agli atti, proprio per le domande che abbiamo formulato, riusciamo ad entrare nel merito qualitativo di come questi buoni sono stati distribuiti per fasce di reddito e per nucleo familiare. Questo perché è importante oggi analizzare anche il bisogno diffuso nuovo che è emerso in questa città a causa di questa epidemia, di questa emergenza sanitaria, capire come la nostra città è cambiata e chi si è impoverito. A proposito di questo, un'altra richiesta che faccio sempre all'assessore, perché riguarda sempre il suo assessorato, quello, se è possibile, di poter avere un report sintetico anche su come si sono posizionate le domande della nostra città in merito agli interventi straordinari per il pacchetto famiglia, 205.000 euro arrotondo sempre che entrano, perché sono domande che sono state fatte dalle famiglie e avevano due orientamenti, due binari differenti, quindi è interessante a questo punto capire anche quali sono le esigenze che le famiglie stesse hanno espresso in un momento di grande ed estrema difficoltà. Terzo punto sul quale ci soffermiamo: i 302.000 euro di importo del capo all'amministrazione comunale. Allora, non c'è stata nessuna discussione in commissione bilancio, non c'è stata nessuna discussione nemmeno nella relazione di questa sera del sindaco, però in realtà è qualche giorno che sul giornale invece una discussione ampia su questo c'è, sulla possibilità di utilizzare l'importo per coprire il canone che non incasseremo dal gestore del carro ponte di 165.000 euro. Allora, da questo punto di vista noi come Partito Democratico vogliamo precisare che siamo assolutamente contrari all'utilizzo delle risorse CAP in questo modo, cioè se servono soltanto a facilitare diatribe con soggetti forti che si trovano in difficoltà economiche legittime, ma sono sicuramente soggetti forti, e soprattutto se li distribuiamo ad un solo operatore al quale peraltro non è stato chiesto niente in cambio alla sospensione delle attività per un anno. Quest'estate il carro ponte tornerà ad essere nuovamente un'area dismessa e abbandonata. Le domande a questo punto sono due: ci sono altri operatori in città che hanno bisogno di aiuto? Questi operatori sono più solidi o più fragili di un colosso come Hub?
questo semplicemente per essere equi o per provare ad essere equi, se poi non lo si vuole essere, assoluta assunzione di responsabilità politica, però per essere equi delle domande bisogna porsele. Perché a fronte di una sospensione per evitare un'aria vuota per l'estate non è stata chiesta una concertazione a questo operatore per un lavoro con le altre associazioni del territorio che si trovano in una situazione di estrema e di grande difficoltà, che non è stata minimamente monitorata, ma francamente credo che non sia stata minimamente nemmeno nell'interesse della Consulta, che non solo non ha mai mandato una mail per chiedere come stavano le associazioni, ma non ha detto nemmeno una volta ciao in tre mesi di quasi lockdown. Allora io mi chiedo, noi ci chiediamo se siamo capaci di fare delle differenze e siamo capaci di riconoscere quali sono i soggetti e gli operatori di questo territorio che hanno bisogno di essere sostenuti. L'ultima chicca che vi racconto, ieri è stata mandata una lettera ad una delle associazioni di Via Giardini alle quali è stato chiesto di sgomberare il luogo in 5 giorni, in piena emergenza pandemia. Noi sbattiamo un'associazione in mezzo alla strada in 5 giorni, poi spiegatemelo voi come si fa un trasloco in 5 giorni. Allora, forti con i deboli e deboli con i forti, complimenti, hashtag ne usciremo migliori, non funziona. Grazie, silenzio in aula. Se non ci sono altri interventi, Presidente, passiamo alla dichiarazione di voto. Presidente, ho solo premuto anch'io il tasto, volevo fare giusto un appunto. Allora, l'appunto che volevo fare era proprio inerente all'ordinanza del governo 658 del 2020, dove appunto è stato donato al comune di Sesto San Giovanni 431.000 euro e 510. Non ho sentito neanche un grazie. Inizialmente, quando sono stati dati questi soldi, erano solo critiche, una miseria, eccetera, eccetera. Eppure, grazie a questi soldi, diciamo, qualche famiglia ha potuto magari proseguire e andare avanti. Ecco, la mia critica era soprattutto in che modo sono stati erogati questi soldi e soprattutto con che criterio, nel senso, se noi avevamo la possibilità, se i cittadini avevano la possibilità di fare accedere alla richiesta ogni 3 giorni, quindi presentare la domanda ogni 3 giorni venivano erogati questi soldi. Ma come facciamo a essere sicuri che il cittadino con più difficoltà, in questo caso, sia stato accontentato? Nel senso che, leggo le 2 righe che ho scritto, l'ordinanza 658 2020 del 29 marzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile, il Comune di Sesto San Giovanni ha incassato un contributo pari a 431.510 euro per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sul tessuto socio-economico. Tale contributo è stato integrato con la somma, io avevo letto sulla delibera, di 10.000 euro, poi ho sentito fino a 50.000 euro, derivanti dalle donazioni private e da parte di imprese, per un totale quindi di 441.500 euro. È stato deciso di destinare 302.057 all'assegnazione di buoni alimentari, mentre 129.000 euro all'acquisto diretto di beni alimentari e igiene di prima necessità. Secondo quanto riportato sul sito del Comune, sono 1.012 le famiglie sestese che hanno beneficiato dei buoni spesa per esaurimento fondi della prima tranche. 54 famiglie sono rimaste escluse dall'assegnazione. Come e quando pensate di aiutare queste famiglie? Il metodo utilizzato per richiedere il medesimo buono ci è sembrato alquanto complicato e impossibile da presentare in assenza di connessione internet. Di conseguenza erano sicuramente avvantaggiati, quindi primi nella domanda, tutti i cittadini abili e scaltri con i social, che hanno potuto, prima degli altri, sprovvisti di connessione, apprendere la notizia e aggiudicarsi il buono nei tempi previsti.
considerando tra l'altro che le stesse richieste venivano accolte ogni 3 giorni ed erogate di conseguenza. È proprio per questo che non c'è ben chiaro il criterio con cui sono stati assegnati tali buoni. Secondo quanto riportato, è stata data priorità a chi ha perso il lavoro, a chi ha visto sensibilmente ridotto il proprio reddito a causa della riduzione dell'orario di lavoro, a chi ha visto sensibilmente ridotto il reddito complessivo familiare, ai cittadini in cassa integrazione la cui liquidazione è differita nel tempo. In che modo si ha la certezza che la precedenza è stata data in relazione alla minore disponibilità di reddito? Tra la prima richiesta e l'ultima, visti i tempi di raccolta e assegnazione, sarebbe stato più semplice e efficace, a nostro parere, attivare dei numeri di telefono in comune, o altrimenti accreditare degli enti esterni, o banalmente, come hanno fatto in altre città, utilizzare come punti di raccolta delle richieste le numerose edicole presenti su tutto il territorio. Come sappiamo, non erano in lockdown. E allungare i tempi per presentare la domanda in modo che da poter filtrare più richieste possibili contemporaneamente, per essere pienamente sicuri di avere assegnati i buoni, partendo appunto dai cittadini con più difficoltà socio-economiche, che purtroppo ancora oggi lo sono, anche per colpa di una connessione inesistente. Grazie. Grazie a lei, consigliere Galante. Se non ci sono altre prenotazioni, procediamo alla dichiarazione di voto. Lista civica Giovani Sestesi, Paolo Vino. Sesto al primo posto, Gianvecchio è assente. Movimento 5 Stelle, consigliere Galante. Si accende il microfono, consigliere. Il Movimento 5 Stelle si astiene alla votazione, non avendo potuto partecipare al Consiglio Comunale 24/3/2020 per emergenza Covid-19 e non condividendo appieno il metodo e i criteri utilizzati per l'assegnazione dei buoni spesa e poi per tutto quello che è stato comunque affermato da parte del gruppo del PD. Ministro Stefano, sindaco, consigliere Attanasio. Sì, grazie Presidente, favorevole. Identità civica, consigliera Aiosa. Grazie Presidente, solo un appunto sull'ultimo intervento del consigliere Galante. Secondo me sarebbe utile se lei andasse sul portale, aprisse il link e visionasse come funzionavano l'assegnazione dei buoni. Perché dall'intervento che lei ha fatto temo che il Movimento 5 Stelle, non in prima persona lei, non siate neanche andati a scaricare il modulo per rendervi conto di quali erano i parametri per accedere e quali erano le dinamiche, altrimenti non avrebbe detto quello che ha detto. Il nostro voto è favorevole. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, favorevoli. Forza Italia, consigliere Cozza. Partito Democratico, consigliera Perego. Grazie Presidente, ciò che ci trattiene da una votazione negativa è semplicemente un'assunzione di responsabilità per le entrate destinate a fronteggiare la pandemia. Per questo il nostro voto sarà di astensione. Solo 10 secondi per riprendere l'intervento della consigliera Iosa che ha bacchettato il consigliere di 5 Stelle. Io credo che il vero tema non sia tanto i criteri visibili sul sito quanto quello che diceva la consigliera Pagani, un'analisi qualitativa dell'intervento fatto. Grazie. Grazie a lei consigliera. Andiamo sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il nostro voto è favorevole, grazie. La ringrazio. Passiamo alla votazione. La votazione avverrà per alzata di mano. Apro la votazione. Favorevoli? 16. 16 favorevoli. Contrari? 0 contrari. Astenuti? 5 astenuti, non partecipa Vino. Non partecipa Vino. Con voti favorevoli, numero 16, contrari 0, astenuto 5, la delibera è approvata.
Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli. 16 favorevoli. Contrari. 0. Astenuti. 5 astenuti. Non partecipa Vino. La delibera con 16 voti favorevoli è resa immediatamente eseguibile. Grazie. Passiamo ora alla discussione della seconda delibera, al punto 2, articolo 175 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Apro la discussione. Non vi sono interventi, chiudo la discussione. Io ho chiuso la discussione però. Prego, consigliere. Consigliere Vino, scusi. Prego. Consigliere Vino, se ha qualcosa da dire è bene, se no io le tolgo la parola e procedo, perché c'è anche un articolo del Consiglio che lo prevede. 77 così. Sì, 60. Poi lo verifica, eventualmente lei lo verifichi. L'intervento deve essere sulla delibera. Noi abbiamo accettato anche in passato di fare un discorso più ampio, però per il silenzio mi sembra. Procediamo alla dichiarazione di voto. Se gentilmente chiude il microfono, grazie. Lista civica Giovani Sestesi, consigliere Paolo Vino, sta uscendo. Movimento 5 Stelle, consigliere Garante, prego. Scusate, il Movimento 5 Stelle si estiene dalla votazione. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Atanasio. Consigliere Valsecchi. Rettifico, scusi, consigliere Vincelli, chiedo scusa. Buonasera a tutti. Ma allora, per quanto riguarda, allora, c'è da dire che meno male che noi il 24 marzo abbiamo approvato il bilancio di previsione, perché sennò qui stasera avremmo avuto difficoltà per quanto riguarda questo punto, quindi il trasferimento da parte della regione in quanto riguarda investimenti, e anche al punto numero 3 per quanto riguarda la rinegoziazione, e avremmo veramente avuto difficoltà. Ecco perché comunque il 24 di marzo noi eravamo qua presenti, molto responsabili, per poter portare avanti quello che è gli intenti da parte della maggioranza nell'approvazione e non nel fermare chiaramente l'amministrazione. Il gruppo Lista di Stefano è favorevole. Grazie. Identità civica, consigliera Iosa. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, favorevoli. Forza Italia, consigliere Cozza. Partito Democratico, consigliere Perego. Grazie Presidente, mi consenta una battuta, consigliere Vincelli. Non è che la maggior parte dei comuni in Italia che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione adesso sono con l'acqua alla gola, per cui ora adesso dire che altrimenti non saremmo sopravvissuti mi pare un po' iperbolico. Il nostro voto è di astensione. Mi permetto di stigmatizzare il suo comportamento, Presidente, che toglie la parola a un consigliere. Dopo aver ridotto a 3 minuti gli spazi di democrazia, togliamo anche il silenzio. Amiano Sesto, consigliere Montini. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Passiamo alla votazione della delibera punto 2. Favorevole.
16 favorevoli. Contrari? 0 contrari. Astenuti? 5 astenuti, non partecipa Vino, quindi con 16 voti favorevoli, 0 contrari, 5 astenuti, la delibera è approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 16 favorevoli. Contrari? 0 contrari. Astenuti? 5, non vedo le alzi, grazie. 5 astenuti. Con 16 voti favorevoli, la delibera è resa immediatamente eseguibile. Passiamo alla delibera al punto 3, integrazione programma per la fiducia. Presidente, mi scusi se la interrompo, ma può ripetermi l'articolo, scusi, del regolamento, del funzionamento, a cui fa riferimento? Lo ripeto al momento opportuno, signor consigliere Vino. Prego, mi faccia finire. No, solo il numero, scusi. Integrazione programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione per il triennio 2020-2022. Apro la discussione. Consigliere Vino, si è prenotato, prego. Sì, vorrei sapere a quale articolo fa riferimento, Presidente, visto l'atteggiamento che sta avendo. Faccio riferimento all'articolo ordine degli interventi, l'articolo 66. I consiglieri che intendono parlare su un argomento iscritto all'ordine dei lavori ne fanno richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande. Se un consigliere chiamato dal Presidente ad intervenire non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare. È consentito lo scambio di un turno tra consiglieri iscritti a parlare. Quindi, se lei non parla, io procedo. Mi scusi, ho chiesto la parola. Lo interpreta a modo suo. Io lo interpreto che se lei non intende parlare, procedo, nel rispetto anche degli altri. Presidente, prendo atto che mi sta togliendo anche la possibilità di fare la mia dimostrazione. Sta chiudendo la democrazia, come pensavo. Alla fine lo ritengo veramente un gesto esageratamente. Quindi, visto che questo è l'atteggiamento che lei ha deciso di adottare, signor Presidente, ho deciso di abbandonare l'Aula. Grazie della sua democrazia, signor Presidente. Ciò che è nelle mie condizioni, nelle mie possibilità, per dimostrare che questo che sta facendo è un atto veramente fuori dalla normalità della politica e della dialettica. Invece quello che sta facendo lei rientra nei canoni della dialettica, della politica e del rispetto dell'Aula. Grazie. Consigliere Cozza si è prenotato, prego. Consigliere Cozza, se vuole può venire centralmente, il microfono funziona, così l'ascoltano tutti. Non si prenga, è meglio per un problema di sicurezza, sì, grazie. Si sente? Prendo la parola solo per rilevare che ad alcune forze dell'opposizione, in questo caso i giovani se stesi, le regole, i regolamenti, le leggi, la legalità e la democrazia piacciono solo quando fanno comodo a loro. C'è un regolamento e si applica quando piace e quando non piace. C'è stata una votazione sui tempi e si applica quando piace e quando non piace. Qualcuno ha dato la parola al consigliere Leo? Qualcuno ha dato la parola al consigliere Vino? Ecco, questa è la vostra democrazia, alzare la voce quando non siete d'accordo. Vi è stata data la possibilità di parlare, ma avete preferito usarla per fare sterili e inutili polemiche. Qualcuno ha dato la parola al consigliere Leo. Ecco un'altra prova che voi rispettate le leggi e i regolamenti solo quando vi piacciono. Va bene, silenzio in aula per cortesia. Si è finito, grazie consigliere Cozza. Apro la discussione. Si è presentata la consigliera. Prego, prego.
Solo una battuta in risposta al consigliere Cozzo, ho atteso il mio turno, quindi posso parlare. Quando dice a voi i regolamenti, cioè rispettate i regolamenti solo quando vi fa comodo, no, noi in realtà chiediamo rispetto dei regolamenti sempre. Ad esempio, abbiamo chiesto il rispetto del regolamento del Consiglio Comunale, che prevede 10 minuti di intervento a consigliere, e voi l'avete tolto. Siete complici di un attentato alla democrazia, ancora una volta in quest'Aula. A proposito di questa delibera, noi siamo fortemente scettici, perché spendere delle risorse dell'ente, perché non si sono fatti negli anni di questa amministrazione delle politiche di sviluppo e di incentivo del personale interno, e allora, non avendo sviluppato risorse interne e valorizzato risorse interne, dobbiamo andare a investire e spendere per avere risorse esterne. Noi su questo siamo fortemente critici. Si è prenotata la consigliera Rosa. Prego, consigliera Rosa. Grazie Presidente. Tutta la maggioranza invece è molto d'accordo sulla scelta che portiamo in consiglio stasera, per un semplice motivo. Non è che in questi anni non si sono sviluppate competenze per andare a fare una scelta sulla Tari. La scelta sulla Tari fatta precedentemente era talmente sbilanciata e talmente sperequata che da un anno, sia con i tecnici di questo comune che come consulta del commercio, che insieme all'assessore Torresani, stavamo cercando in tutti i modi di venire fuori da questo gap incredibile, che andava completamente contro anche al principio di, che poi è quello che suggerisce Arera, chi più sporca più paga, chi produce più rifiuti paga di più. Andare incontro comunque a una raccolta differenziata fatta bene, in modo tale che non possa essere solo un costo ma possa diventare anche una risorsa. Abbiamo analizzato i 36 spaccati che erano state fatte sulle varie attività per cercare di bilanciarle prima che arrivasse Arera. Abbiamo fatto tutta un'analisi insieme agli uffici e ai tecnici sui nuclei familiari per cercare di capire, e già lì abbiamo trovato la prima grossa contraddizione, nel senso che un inquilino pagava la stessa cifra di 4 inquilini in una casa, quindi già qui venivamo meno al principio. Quando poi siamo venuti a conoscenza del fatto che a livello ministeriale si stava cercando di andare verso un percorso che non fosse più una scelta politica, perché all'epoca pesare sulle utenze domestiche meno, molto meno di quanto consumavano rispetto che alle imprese commerciali o alle industrie è stata una scelta politica. Quando abbiamo appreso che Arera suggeriva ai comuni una scelta che doveva nascere da quanto costava effettivamente la raccolta e lo smaltimento e di quanto pesava sui cittadini e sulle attività commerciali, proprio per questa sperequazione allucinante che la città ha vissuto in questi anni, la scelta che è sembrata più logico fare era non farla solo noi per non rischiare di sbagliare, ma chiedere aiuto comunque a un professionista che potesse indirizzarci nel migliore dei modi verso la ripartizione dei pesi che andremo a dare alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche. Questo serve a salvaguardare tutti, quindi il fatto di dire che in questi anni non c'è stato modo di far crescere chi doveva lavorare con l'amministrazione, e quindi si vanno a sprecare soldi su una partita, come giustamente ha ricordato il sindaco, che è una di quelle più pesanti sulla nostra città, mi sembra un tantino bizzarro, per usare un termine a molti caro. Il nostro voto sarà favorevole proprio perché riteniamo indispensabile su questa partita avere un occhio di osservazione esterno che ci possa dare conto e contezza delle scelte che andremo a fare. Grazie. Grazie a lei, consigliere Riosa. Non ci sono altri interventi. Chiudo la discussione. C'è una dichiarazione di voto. Movimento 5 Stelle, consigliere Galante, prego.
Grazie Presidente, il Movimento 5 Stelle si astiene dalla votazione, grazie. Mi chiude il microfono per cortesia. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio, prego. Sì, grazie Presidente, il Sindaco è stato molto esaustivo nella relazione, quindi considerato che l'affitto a società esterne è previsto dalla legge, in questo caso stiamo parlando dell'ente ARERA che andrà a regolarizzare l'equilibrio delle utenze domestiche e non domestiche, cioè la Tari. Finalmente, dico, andiamo ad equilibrare come da modalità legislativa la situazione rispetto a quella precedente. Quindi condividiamo l'intervento della consigliera Iosa, per cui il nostro voto senz'altro è favorevole. Grazie. Grazie a lei, consigliere Attanasio. Identità civica, consigliere Iosa, ha dichiarato. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, favorevoli. Forza Italia, consigliere Cozza. Partito Democratico, consigliera Paolo. Grazie Presidente, astenuti. Amiamo Sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, il nostro voto non può essere che favorevole. Apriamo la votazione alla delibera, favorevoli. 16 voti favorevoli. Contrari? 0 voti contrari. Astenuti? 5 voti astenuti. Con 16 voti favorevoli, 0 contrari, 5 astenuti, la delibera è approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli? 16 favorevoli. Contrari? 0 contrari. Astenuti? 5 astenuti. Con 16 voti favorevoli la delibera è resa immediatamente eseguibile. Grazie. Passiamo alla delibera al punto 4. Rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. circolare numero 1300 del 2020. Apro la discussione. Consigliere Perego. Sì, anticipo già la dichiarazione di voto. Questa delibera ci vede favorevoli rispetto a una misura che è una misura proposta dal governo nazionale. Mi permetto solo un'osservazione rispetto a quello che ha detto il sindaco. Ha detto che è vero che in un momento di pandemia ci sono minori entrate. Questo è vero, assolutamente. È anche vero che in un momento come si è verificato in questa pandemia ci saranno state, sarà interessante appunto magari andare ad analizzarle in una commissione ad hoc che chiederemo, tutta una serie di minori spese. Faccio un esempio su tutti: il capitolo della mensa e dei pasti che non sono stati erogati, quella è una spesa che era stata messa, un'uscita che era stata messa a bilancio e che evidentemente non si è verificata. Dove sono andati quelle risorse? A fronteggiare quale intervento in merito alla pandemia e così via. Quindi noi, lo dico già adesso, chiederemo una commissione in merito che vada a dettagliare quante sono state le minori entrate e dove sono state dirottate queste risorse. Grazie. Consigliere Bonomelli, prego. Grazie, signor Presidente. Intervento che faccio è a nome della maggioranza. L'emergenza da coronavirus porta con sé la più vasta operazione di rinegoziazione dei prestiti in ammortamento al 1 gennaio 2020, targata Cassa Depositi e Prestiti, a favore degli enti territoriali che porterà nelle casse comunali risorse immediatamente disponibili. La circolare 1300 di Cassa Depositi e Prestiti comunica agli enti locali, tra cui i comuni, la sua disponibilità alla rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti in ammortamento al 1 gennaio 2020 e che le risorse derivanti dalle operazioni di rinegoziazione possono essere utilizzate per cassa
e senza vincoli di destinazione, articolo 7,2 decreto legge 78-2015, modificato articolo 7 decreto legge 124-2019, negli anni dal 2020 al 2023. I mutui oggetti della rendicazione devono possedere le seguenti caratteristiche: prestiti ordinari a tasso fisso, variabile o flessibile, onere di ammortamento interamente a carico dell'ente beneficiario, in ammortamento dal 1 gennaio 2020 con debito residuo pari o superiore a 10.000 euro e con scadenza successiva al 31/12/2020. La Cassa Depositi e Prestiti ha reso disponibile l'elenco dei mutui da poter rinegoziare e l'amministrazione di Sesto ha individuato i 28 mutui per un debito residuo di euro 13.584.117, pari al 66,3% dell'indebitamento complessivo, che rispettino il parametro della convenienza finanziaria e quindi il presupposto per la legittima assunzione di ogni singola operazione. Per il 2020 la quota da rimborsare sarà di 544.748 euro, composta da quota interessi al 31/7 per 262.796, quota interessi scadenza 31/12 per 247.990 e quota capitale al 31/12/2020 di 33.960, ossia pari allo 0,25 del debito residuo al 1 gennaio 2020. Questo, ancora una volta, per poter dare maggiore liquidità agli enti. Nel dettaglio, le scadenze dei citati mutui rinegoziati si allungano dal 2035 al 2043. C'è una diminuzione del tasso di interesse nominale che resta fisso su tutti i singoli mutui. La rata annua ante rinegoziazione, che era pari a 1.146.727, si riduce nel corrente anno post rinegoziazione a euro 544.748, con un minore sborso di 601.979 euro, che ricordiamo può essere utilizzato per cassa e senza vincoli. Dal 2021 al 2035 le rate annue calcolate con l'ammortamento francese anch'esse, vuol dire rate posticipati e costanti, saranno pari a euro 875.821 contro le attuali 1.146.727, con un risparmio di 270.906 euro per 28 anni, che fanno un totale di 4.063.594. In commissione ho sentito: ma i mutui costeranno di più. La risposta più semplice sarebbe elementare Watson. E infatti noti quasi a tutti che più aumenta la durata del prestito, più capitale finale si deve rimborsare, ma contemporaneamente l'ammontare delle singole rate si riducono proporzionalmente. La domanda corretta sarebbe stata: è conveniente la presente rinegoziazione dei mutui? La risposta è sì, e vediamo il perché. Si ottiene lo scopo principale di dare maggiore liquidità agli enti in questo periodo di crisi totale, perché nel corrente anno l'amministrazione avrà maggiore disposizione 601.979.000 euro, ribadiamo, da utilizzare in spesa corrente, e sappiamo tutti quanto quest'anno ce n'è bisogno. Nei prossimi 15 anni si avranno maggiori risorse per 270.906, per complessivi 4.063. Nei successivi 8 anni, dal 36 al 2043, si dovranno pagare complessivamente euro 7.06.569, ossia 875.821 per 8 anni. Per vedere l'effettivo costo finale dei mutui, bisogna però detrarre i benefici degli anni precedenti, che sono stati pari a 4.665. Quindi il maggior costo finale si riduce a euro 2.340.996. Due minuti. Alcune considerazioni in merito: è comunque facoltà del Comune di estinguerli anticipatamente o di ridurli in qualsiasi momento. Dopo le guerre ci sono sempre periodi di sviluppo, anche nella presente situazione sarà così. L'incremento dell'attività economica porterà come conseguenza anche un aumento del costo del denaro, che sarà di diverse centinaia di punti base, e quindi aumenta il costo del denaro, che sarà, per avere in essere mutui a tasso sensibilmente inferiori, comporterà un guadagno finanziario negli anni residui, nel caso si volessero accendere nuovi finanziamenti. Le maggiori risorse servono ora, dove tutta la società civile, enti compresi, necessitano
di sostegni finanziari aggiuntivi per far fronte a gravi carenze di liquidità. L'ammontare degli aiuti economici e la velocità di erogazione degli stessi ridurranno i tempi di ripresa economica e sociale ed è in questa direzione che vanno le operazioni di rinegoziazione. È allarmante lo studio fatto da Demoscopica, secondo la quale nel bimestre marzo-aprile del 2020 le casse degli enti locali hanno subito una perdita di oltre il 65% delle entrate derivanti dai principali tributi locali. Consigliere Bonelli, l'aiuto a concludere per di meno rispetto agli stessi mesi del 2019, di cui ben 684 milioni di mancati cassi tributari, pari al 41,7% dell'ammontare complessivo rilevato e riguardano IMU, TARI, addizionale IRPEF, tassa per l'occupazione degli spazi, imposta di pubblicità, imposta di soggiorno, infine i servizi indivisibili. Questa operazione è di pura natura economico-finanziaria che mette a disposizione degli enti maggiore finanziaria a fronte di minori incassi. Quindi mi fa piacere aver sentito l'opposizione esprimere il parere favorevole. Grazie. Grazie a lei. Invito i consiglieri a mantenere nel limite dei possibili i tempi. Si è prenotato il consigliere Vincelli. Prego. Grazie Presidente. Poc'anzi sentivo parlare di commissione ad hoc per quanto riguardava alcune partite, ma esiste già una prima commissione nella quale si può parlare tranquillamente di temi che sono stati citati prima dalla minoranza. Però lo si potrà fare sicuramente, ma nelle sedi opportune, cioè quella del consuntivo. Grazie. Non vedo altri interventi. Chiudo la discussione. Procediamo alla dichiarazione di voto. Movimento 5 Stelle, consigliere Garante, prego. Grazie Presidente, il Movimento 5 Stelle è favorevole. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Recupero. Scusate, mi tolgo la mascherina. Grazie Presidente, buonasera a tutti. In questo momento, essendo un comune in predissesto, come tutti sappiamo, forse altri fanno finta di non sapere, e vista l'emergenza che ha portato difficoltà al bilancio comunale, abbiamo deciso di rinegoziare una parte di mutui in essere con determinate caratteristiche e condizioni, dettate dalla Cassa Depositi e Prestiti, naturalmente a tasso inferiore. Questo ci consente di avere una convenienza economica con conseguente disponibilità di risorse che destineremo a copertura di minori entrate. Pertanto il gruppo Lista di Stefano voterà a favore. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Identità civica, consigliere Pogliaghi. Grazie Presidente. 5 punti in un minuto. La rinegoziazione mutui è opportuna solo in situazioni difficili. Purtroppo la situazione finanziaria del Comune di Sesto continua ad essere difficile, per chi non lo ricordasse. Il Collegio dei Revisori ha comunque sancito la convenienza nell'operazione. La scelta, oltre che conveniente, è principalmente opportuna in questo momento. È opportuna in questo momento non quando si dichiarava una presunta floridità dei conti comunali, poi dimostrata non vera. Non multa, sed multum. Identità civica è favorevole, grazie. Consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, favorevoli. Forza Italia, consigliere Cozza. Partito Democratico, consigliere Perego. Grazie Presidente, ho già espresso il voto favorevole del Partito Democratico. Certo, consigliere Vincelli, io facevo riferimento a una prima commissione consigliare. I tempi, ripeto, come ho già detto in sede di capigruppo, non spetta al Presidente di Commissione deciderli, ma sono stabiliti dal regolamento, quindi quando noi le presenteremo la richiesta, lei avrà massimo 5 giorni di tempo per convocare la Commissione. Amico Sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Passiamo alla votazione della delibera al punto 4. Favorevoli? 21 voti favorevoli, unanimità, grazie. Quindi all'unanimità di voti la delibera è approvata.
Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli. Con 21 voti favorevoli e unanimità, la delibera è resa immediatamente eseguibile. Grazie. Grazie, segretario. Passiamo alla delibera al punto 5. Approvazione della prima variazione del programma triennale opere pubbliche 2020-2021-2022, elenco annuale 2020. Do la parola all'assessore Antonio Laminanda. Assessore, lei ha 5 minuti di tempo. Presidente, con il suo permesso farei anche la delibera successiva, il biennale, perché tanto sono collegate e c'è poco da aggiungere. Consigliere, se siete tutti d'accordo, uniamo le due delibere e poi le mettiamo in votazione e in discussione separatamente. Tecniche ed effetto della delibera di variazione di bilancio che avete appena approvato, quindi andiamo a proporre all'approvazione del Consiglio Comunale anche la variazione del piano triennale delle opere, che subisce l'effetto del contributo regionale da 1 milione di euro e degli ulteriori 170.000 euro pervenuti dal governo a fondo perduto. La ripartizione in parte è stata indicata dal signor sindaco. Vi preciso che per quanto riguarda il contributo governativo va a rimpolpare l'accordo quadro economico che è già vigente in questo ente per la manutenzione degli edifici scolastici, invece l'intera somma del 1 milione di euro di contributo regionale andremo ad assorbire diversi interventi che sono ormai necessari. Nella variante del piano triennale delle opere, ricordo sempre ad abundantiam che non sono indicate le opere con un importo inferiore a 100.000 euro, tanto è vero che ad esempio l'intervento su Benedetto Croce non risulta essere in elenco. Vi do un'ulteriore indicazione che in sede di commissione non avevo dato, e sempre sulla variazione del biennale trovate l'indicazione anche di un contributo privato di 340.000 euro a riporto. Mi ero dimenticato di ricordare che questo contributo privato è un'eredità, tra virgolette, che ci stiamo trascinando di un contributo di Milano Serravalle quale opera compensativa per la passerella Quarzo, le opere di mitigazione dell'area Quarzo, e in tale senso stiamo intervenendo. In parte sono già stati spesi circa 31.680 euro di sistemazione, stiamo approntando la rimanente somme nelle opere di mitigazione, a parte ovviamente del settore dell'ambiente e del verde. Queste erano le precisazioni che dovevo andare a fare. Grazie. Allora, lei ha sia il punto 5 che il punto 6. Perfetto. Allora, passiamo alla discussione della delibera al punto 5. Apro la discussione. Non ci sono consigliere Leo, prego. Sì, grazie Presidente, mi tolgo anch'io la mascherina per parlare diciamo in modo più comodo. Ecco. Allora, buonasera a tutti e buon inizio di questa nuova fase della nostra vita. La proposta di delibera presentata come presentante commissione è il passaggio formale necessario per recepire all'interno del piano triennale e quindi del bilancio il finanziamento del 1 milione di euro che arriverà dalla Regione Lombardia. Questo stanziamento, come abbiamo già più volte sentito, è stato erogato agli enti locali come aiuto economico di Regione Lombardia per superare il difficile momento e la situazione economica generatasi dal problema Covid-19. Ci tocca purtroppo prendere atto che questa amministrazione non utilizza le risorse erogate in aiuto alla risoluzione di problematiche generate indirettamente da questo coronavirus. Inoltre, e ne prendiamo ancora atto, è sempre difficile, problematico e spesso genera attrito l'entrare nel merito in commissione anche con domande che possono essere sia pertinenti che anche solo di refresh di cose anche di un recente passato. Chiariamo ancora, e speriamo, ma non credo, una volta per tutte, le commissioni consigliari sono il momento delle domande, degli approfondimenti. In questo contesto qualsiasi domanda che può sembrare banale
o un semplice chiarimento o un ritorno su cose del passato è pertinente. Siamo lì per quello. Siete lì anche per rispondere. Siamo lì perché i cittadini che ci hanno votato e quindi ci hanno delegato a rappresentarli vorrebbero e vogliono sapere come si amministra questa città e quali scelte si fanno. Paradossalmente, si hanno più informazioni e si ha più tempo per approfondire le questioni comune in una normale assemblea di condominio, che non in questo consiglio comunale. Come si fa, signor Presidente del Consiglio, a ridurre il confronto, la discussione, la politica, la democrazia al brevissimo tempo che ci viene concesso? Scatenando le ire dell'opposizione nelle varie riunioni che stabiliscono ogni volta, e ogni volta si personalizza, le regole del dibattito, con scuse di ogni genere e argomentazioni che non stanno in piedi. Questa è una vergogna, signor Presidente e signori colleghi. Certo che per governare il dibattito, specialmente quando ha diritto di parola l'opposizione, può essere fastidioso, pericoloso, noioso. Quindi bisogna limitare queste perdite di tempo o, come diceva qualcuno di voi, bisogna semplificare per rendere la macchina più efficace e, aggiungo, anche mediaticamente più efficace. Questa strategia, per gli esperti di comunicazione quali siete, è molto chiara. Non è la prima volta che lo diciamo in quest'Aula. Sarebbe bello amministrare senza dar conto a nessuno. Sarebbe più facile amministrare un condominio senza rendere conto ai proprietari delle spese affrontate. Ma questo allora non è più un consiglio comunale nel pieno delle sue funzioni. Già avete fatto e approvato un regolamento più restrittivo rispetto a quando governavano altri. E mi dispiace, non abbiamo tempo di elencare tutte le restrizioni e quello che avete fatto per limitare il più possibile la parola e la divulgazione di opinioni diverse in tutti i vari ambiti che gestite. Questa non è vera democrazia. Andando sulla delibera, siamo ovviamente d'accordo su tutti quegli investimenti che si fanno sulle scuole e quindi non mi soffermo su questo punto che per noi è importante, prioritario e imprescindibile. Entrando nel merito delle varie voci che sono state anche elencate nella Commissione, giusto per fare qualche esempio, 200.000 euro per asfaltatura delle strade, ma innanzitutto già la prima voce ci sembra un investimento sulla manutenzione delle strade economicamente deficitario. 200.000 euro ci sembrano veramente pochi in relazione al bisogno esistente. E poi dove? Leggendo, c'è poco da ridere, leggendo le tabelle allegate, se non ho capito male, si evince anche un intervento in via Cadore con la descrizione interventi per la sicurezza stradale. Dato che nelle vostre scelte non è specificato che cosa andate a fare con questi soldi, la domanda è: rientra questa voce all'interno del nuovo stanziamento? Per il resto normale amministrazione, anche se non nel caso dell'investimento sulla videosorveglianza, su cui avete già stanziato risorse, vediamo che utilizzerete ulteriori 100.000 euro, ma anche qui, avendoci sottratto tutto il tempo che sarebbe necessario per approfondire politicamente le vostre scelte, per questo vale ed è legittimo e sensato tutto quello che ho denunciato a inizio intervento, nei vari allegati alla delibera vi è la scheda F, che ha come oggetto elenco degli interventi dell'elenco annuale delle procedure del piano triennale delle opere, non riproposti e non avviati. L'intervento, lì mi è caduto l'occhio, denominato PEBA, interventi di edilizia scolastica, 100.000 euro, priorità massima, motivo per il quale non è riproposto, e il motivo è che non ha trovato copertura finanziaria. Quando qui ho visto questo mi sono detto, non è possibile, sicuramente troverò questa voce da qualche altra parte, ma se così non fosse, ma se veramente questo intervento è stato stralciato a favore di un investimento sulla videosorveglianza, chiedo allora, ma i colleghi civici, ex civici o pseudo civici non dicono niente? Degli interventi per il PEVA ne avete fatto una battaglia, adesso mi sbaglio, interpreto male
o è così come si vede nel documento allegato alla delibera? Sto finendo. Purtroppo da voi non mi è più concesso andare avanti nell'intervento. Mi limito a dire e concludo che anche nella difficoltà, anche nell'emergenza non vi smentite. Riuscite a gestire le risorse non per reali bisogni della città, ma per il vostro tornaconto, cioè i vostri interessi elettorali, alla ricerca del massimo consenso, ma in termini di chiaro e mero populismo. Ovviamente noi non siamo d'accordo su questo modo di fare politica e di utilizzare soldi pubblici. Grazie. Grazie a lei, consigliere Leo. Si è prenotato il consigliere Ghezzi. Sì, scusa. Grazie Presidente, buonasera. Consigliere Leo, scusi, io non posso che... Scusi? Può ripetere per cortesia? Allora, io capisco che voi siate seccati da questa questione del regolamento o di quello che si è preso come decisione a livello comunale. Comunque i vostri nervi potete andare a roderli da un'altra parte, perché comunque siamo qua a discutere e tant'è che stasera possiamo, siamo qua proprio a parlare e quindi vi stiamo anche ascoltando in argomentazioni che non hanno il minimo senso, soprattutto quando vengono a toccare la mia commissione, nella quale io do lo spazio a voi e a lei per primo di fare tutte le domande del caso e non chiudo le commissioni fino a quando l'ultima domanda non è risposta. Questo come mia conduzione della commissione. Quindi, se volete parlare di ambito non democratico, innanzitutto non lo dite della mia commissione, perché posso essere tutto mi si può dire, ma non quello di non essere attento alle domande che vengono lì trattate da parte mia e da parte anche dell'assessore La Miranda, che si è prodigato nel rispondere a tutti in maniera molto dettagliata a tutte quelle che erano le domande che sono state poste. Quindi o lei non è stato attento, oppure e quindi, cosa che peraltro non è così rara, devo dire, perché dalle domande che a volte vengono fatte purtroppo si capisce che forse chi è dentro la commissione non sta così attento. E comunque la questione dei finanziamenti, l'assessore La Miranda l'ha spiegato molto bene, che erano indipendenti dal Covid. Sono finanziamenti che Regione ha stabilito per cercare di aiutare le realtà locali a ripartire, perché siamo chiaramente in un periodo tipo dopoguerra. Allora questo ditelo, ok? La ripartenza si fa anche con interventi che magari possono sembrare così modesti, perché 200.000 euro di interventi sulle strade, forse non si ricorda, consigliere Leo, che l'amministrazione precedente non aveva neanche più una lira per tagliare le piante, ok? Quindi questo dobbiamo assolutamente ricordarcelo. No, scusi, mi dispiace. Scusate, però non va bene così, consigliere Leo. Lei giustamente ha fatto notare una cosa al consigliere, nessuno ha detto niente, però continua a tampinare continuamente. Sia gentile, grazie. Se questa è la democrazia che avete imparato in 72 anni di governo, direi che sono molto contento, ancora più contento di essere da questa parte della barricata. Per quanto riguarda, e qua volevo anche fare un commento sugli interventi precedenti anche del consigliere Vino, ma io dico veramente, stasera mi sembra di avere di fronte degli interventi che provengono da un'altra realtà. Non in ultimo anche il consigliere Leo si è reso presente, ed è stata una cosa bellissima tra l'altro, nel sostegno che abbiamo fatto alle famiglie andando a portare i pacchi a distribuire. Perché queste cose non vengono raccontate in questo luogo? Perché bisogna soltanto dire che non c'è un incontro e non c'è stata una capacità di lavorare insieme sulla presenza nella città? Perché quando si dice che questa amministrazione è assente socialmente parlando, ma io dico, ma probabilmente viviamo in due pianeti diversi. Forse non siamo in grado di guardare la realtà, perché probabilmente la realtà fa male, perché si è trovato qualcuno che sta avendo a cuore in liste finalmente strutturate in maniera chiara e con criteri ben definiti quello che è il vero bisogno della città. Questo dobbiamo dirlo, dobbiamo avere il coraggio di dirlo, perché se no stare dall'altra parte soltanto per dire che di qua non c'è democrazia e non viene proposta democrazia non porta nulla, non porta assolutamente nulla. Io anche sulla questione degli interventi,
Io voglio dire una cosa su questo. Secondo me noi dovremmo imparare politicamente in queste sedi a tenere interventi brevi, puntuali, evitando di riscaldare la minestra e cercando di stare sull'argomento. Questo aiuterebbe tutti a poter intervenire in maniera molto più serena, molto più precisa, costruendo veramente un dibattito che invece mi sembra che si basi molte volte su demagogia per tanto per raccontare. Grazie. Non ci sono altri interventi, chiudo la discussione. Procediamo a dichiarazione di voto. Movimento 5 Stelle, consigliere Galante. Grazie Presidente, il Movimento 5 Stelle si astiene dalla votazione. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio. Grazie Presidente, favorevole. Identità civica, consigliera Aiosa. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, voto favorevole. Forza Italia, consigliere Cozza. Partito Democratico, consigliera Perego. Grazie Presidente, noi ci asteniamo. Amiano Sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Passiamo alla votazione della delibera al punto 5, favorevole. Siete tu? 2, 5, 7, 8, 10, 12, 16 favorevoli. Contrari? Zero contrari. Astenuti? 5 astenuti. Con 16 voti favorevoli, 0 contrari, 5 astenuti, la delibera è approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 16 favorevoli. Contrari? Zero contrari. Astenuti? 5 astenuti. Con 16 voti favorevoli la delibera è resa immediatamente eseguibile. Grazie. Passiamo alla delibera al punto 6. Rileggo approvazione della prima variazione del programma biennale degli acquisti, forniture e servizi annualità 2020-2021. Apro la discussione. Non ci sono interventi. Consigliere Leo, prego. Sì, grazie Presidente. Anche per questa delibera vale tutto il discorso introduttivo della Presidente sul coinvolgimento dell'opposizione e la protesta sul restringimento dei tempi di intervento. Sulla delibera quindi rimangono le perplessità sulle scelte politiche e sulla giustificazione di interventi e costi, di cui poi forse chiedo qualche cosa. Comunque volevo utilizzare il mio tempo anche per chiarire, innanzitutto nei confronti del consigliere Ghezzi, che il mio intervento precedente è stato un po' frainteso. In realtà, quando si parla di richiesta di risposte in commissione, non parlavo del Presidente della Commissione, ma di chi è delegato e ha la funzione di dare delle risposte. In questo caso può essere un assessore o un tecnico, che sono quelli per poi, non si aspettano le risposte. Ecco. Il mio richiamo in questo senso è dovuto dal fatto che a volte su alcune domande vediamo un po' di nervosismo. Io ho anche manifestato personalmente all'assessore il fatto di non sbottare, non innervosirsi quando uno chiede una cosa che magari si dà per scontata. In effetti nessuno di noi è un professionista qua della politica, sfido chiunque a ricordarsi, avere sotto mano documenti e qualsiasi cosa, o può darsi che sia anche il primo della classe, non lo so. Ecco, questo è il discorso. Quindi il mio riferimento precedente, consigliere Ghezzi, era questo. Non era nei confronti del Presidente di Commissione, anch'io ho fatto il Presidente di Commissione in passato. Poi per quanto riguarda il resto delle nostre libertà,
chi era qua nel consigliature precedenti? Si ricorda che comunque anche quando governavano le altre amministrazioni era dato molto spazio all'opposizione. Non c'erano tutte questi discorsi di riduzione dei tempi, come dice lei, per diventare... Qua non è un'azienda, cioè anch'io ho lavorato 30 anni in un'azienda, ma non dobbiamo per forza essere così sintetici. Quando si fa politica si ha anche il diritto di poter esprimere l'opinione con le proprie parole e le proprie sensibilità. Questo è importante. Se non capiamo questo, non riusciamo a capire che veramente qual è il significato della parola democrazia, perché sennò ognuno ha la sua interpretazione. Per me questa è la democrazia, il poter dare anche lo spazio agli altri, più spazio possibile, per non incappare poi in questo discorso. Sennò non ha senso neanche stare qua, perché se oggi abbiamo 5 minuti per parlare... Magari, come succede in una mentalità aziendale, beh, ma 5 minuti si possono anche ridurre a 4, perché no? Da 4 possiamo arrivare a 3, perché no? Beh, scusatemi, a questo punto, qua non è un'azienda, qua siamo qui a far politica, a parlare di problemi della città e siamo delegati dai cittadini a farlo. Quindi questo è importantissimo. In questi anni, in questi ultimi 2 anni e mezzo, 3, abbiamo visto a poco smontare tutto quello che c'è stato, come dice lei, per 72 anni, ma c'era la possibilità di parlare. Chi era l'opposizione dalla vostra parte lo sa benissimo, lo sa anche il sindaco, a cui non è mai stato negato di non parlare. Dove hanno parlato tutti, dove abbiamo fatto dei consigli comunali aperti su tutti i temi, anche quelli più delicati, anche quelli che potevano darci fastidio, quelli più scottanti. Forse qualcuno di voi questo non lo sa, però ve lo racconto io, con l'aula piena di gente, con le televisioni, non abbiamo avuto paura di affrontare gli argomenti anche più delicati. Questa è la democrazia, questa è la democrazia. Mi dà fastidio quando da questa parte sento che vogliono insegnare che cos'è la democrazia. Parlate di efficienza, ma questa è una questione, è un'altra cosa. È una mentalità aziendale, ma qui non siamo per fare profitto o per fare fatturato, qua siamo qui per parlare di politica. Scusate se ho utilizzato questi minuti per ricordarvi queste cose, che sono importanti, ma forse ogni tanto ve le dimenticate. Grazie. Altri interventi? Nessuno si prenota, chiudo la discussione. Procediamo, dichiarazioni di voto. Movimento 5 Stelle, consigliere Galante. Grazie Presidente, il Movimento 5 Stelle si asterrà dalla votazione. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Recupero. Favorevole, grazie. Identità Civica, consigliera Aiosa. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Mi permetto però, dopo il 10° intervento che va nella stessa direzione, di fare un commento. Abbiamo discusso in maggioranza alla capogruppo sui tempi. Abbiamo stabilito quali erano le regole di questo Consiglio, tra l'altro regole che non ci siamo inventati noi, ma che sono comunque suggerite dal Governo centrale per lo svolgimento dei consigli. Tutti i consigli comunali che si stanno svolgendo in questo periodo vanno in questa ottica, anche quelli non gestiti dal sindaco Di Stefano, ma gestiti anche da governi del PD. Però perdonatemi, 5 minuti non sono sufficienti, ma io non ho ancora sentito una parola a commento delle delibere che portiamo stasera, su cui volevate 10 minuti più il raddoppio dei tempi, ma solo e unicamente ripetere 150 volte la stessa cosa. Quindi vuol dire che le delibere vanno bene e che comunque non c'era niente da dire e che comunque 5 minuti sono anche troppi. Lega Nord, consigliera Pasquinelli. Grazie Presidente, favorevoli. Forza Italia, consigliere Cozza. Partito Democratico, consigliera Perego. Grazie Presidente, noi ci asterremo.
Consigliera Iosa, il suo intervento però non è giusto, assolutamente, direi anche un po' ingrato rispetto ad alcuni interventi di alcuni consiglieri che invece sono entrati nel merito, citando ad esempio anche capitoli di bilancio, risorse, quindi forse l'intervento mi pare un po' troppo generico. Detto questo, quello che noi abbiamo chiesto in quella sede era quello di poter scegliere quanti minuti di quelli previsti da regolamento poter utilizzare, non trovarci una decisione imposta. Voi ci avete imposto 3 minuti e ci dite non fate altro che ribadire lo stesso argomento. Dall'altra parte invece quello che però vediamo è la totale assenza di argomenti e la disponibilità unicamente a votare quello che ci viene detto. Andiamo al sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Passiamo alla votazione della delibera numero 6. Favorevoli? Sì. 16 favorevoli. Contrari? Aspetta, scusatemi, grazie. Allora rifacciamo la votazione. Favorevoli? 15 favorevoli, su 20 votanti non partecipa Attanasio. Contrari? 0 contrari. Astenuti? 5 astenuti. Con 15 voti favorevoli, 5 astenuti, la delibera è approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 15 favorevoli. Contrari? 0. Astenuti? Astenuti 5. Con 15 voti favorevoli, la delibera è resa immediatamente eseguibile. Grazie. Passiamo alla delibera al punto 7, applicazione legge regionale del 10 marzo 2017, numero 7, recupero dei vani locali seminterrati esistenti, individuazione ambiti di esclusione di territorio comunale per il recupero dei piani terra degli edifici esistenti in seguito all'entrata in vigore della legge regionale numero 18 del 26 novembre 2019. Do la parola all'assessore La Miranda. Grazie Presidente. Anche questa trattasi di una delibera tecnica, è la prosecuzione di una delibera che avevamo affrontato nel 2017, sono tutte impianti normativi volti alla conservazione del cosiddetto consumo di suolo e alla rigenerazione urbana degli edifici, in parte qua dismessi, e ne parlerò subito dopo, e in parte qua dal riuso e riutilizzo e riconversione. In questo senso si rende necessario portare all'attenzione dell'Aula questa proposta di delibera che tende a limitare l'applicazione della norma regionale che si estende a tutti i territori comunali, andando a individuare le aree specificatamente del territorio su cui non può ricadere l'applicazione tout court dell'impianto normativo specifico. L'impianto normativo specifico va in estensione alla vecchia legge sugli interrati del 2017 ed estende la possibilità di riconvertire l'uso senza pagare oneri all'amministrazione, o meglio il costo di costruzione, non solo più per gli ambiti interrati, per i locali interrati o seminterrati, ma anche per i piani terra. Quindi in questo senso agevolare la riconversione di negozi di vicinato, laddove però vi ho ricordato in commissione non ci sia il vincolo del distretto commerciale in abitazione, e viceversa anche l'ipotesi contraria, cioè la possibilità di aprire da un appartamento piano terra un negozio di vicinato. La questione fondamentale da precisare ulteriormente è che, come per la legge del 2017, anche questo ambito, cioè la questione dei piani terra, trovano il vincolo del cambio d'uso, cioè chi fa una domanda per fare il cambio d'uso sfruttando questa legge poi rimane bloccato e vincolato per 10 anni alla destinazione che gli attribuisce. Al tempo stesso
Noi andiamo ad escludere fondamentalmente quello che è già scritto nelle carte che governano il territorio comunale e quindi fondamentalmente andiamo ad escludere l'ambito che per ragioni di sicurezza, difesa del suolo e rischio idrogeologico comprometterebbe l'intervento. Nel caso di specie avete avuto allegata anche la planimetria che va a riportare graficamente l'ambito più o meno territoriale prossimo al fiume Lambro. Oltre a questo abbiamo una parte dell'area delle ex aree falche che tuttavia sono governate, vi ricordo, dal PI vigente e quindi hanno una diversa disciplina e poi c'è ovviamente, non avevo detto in commissione, mi ero dimenticato, anche il Parco Nord, ma questo per la natura che ha appunto l'ente sovracomunale del parco e che impone i limiti di specie. La delibera doveva essere approvata entro il 30 di giugno, lo facciamo lo stesso per scelta dell'ufficio e di questo assessore, perché di fatto l'avevamo già pronta e quindi abbiamo ritenuto di venire comunque in aula. Tuttavia vi devo dare notizia che la Regione Lombardia con la Direzione Generale del Territorio aveva previsto con una propria circolare il differimento del termine per entrare per escludere l'entrata to cure su tutto il territorio della nuova normativa, l'aveva spostato alla scadenza del 30 di settembre. Come ho detto, abbiamo ritenuto di poter andare avanti comunque. Questo ve lo dico perché diversamente da questo avremo per i primi fine giugno, penso più per i primi di luglio, quella più importante di delibera, quella sugli edifici dismessi che è fondamentale poi per il recupero edilizio. Questa prima normativa invece aveva un'anticipazione, era prevista la scadenza entro il 14 di giugno, ovviamente per effetto del periodo da sospensione dei termini anche questa nuova scadenza è andata al 30 di settembre. Tuttavia non intendiamo arrivare a dopo l'estate con gli uffici, contiamo già nella seduta di consiglio di luglio di essere in grado di portare la delibera con gli con l'individuazione e l'accatastamento degli edifici dismessi, poi ve la spiegherò, sono quelli che fondamentalmente fruiranno del beneficio volumetrico del 20 più 5. Questo era quanto dovevo dire, c'era la parte dispositiva della proposta di delibera che come sugli interrati, sulla parte di legge degli interrati, abbiamo disposto che ogni anno ci sia la verifica anche del permanere delle condizioni d'uso rispetto al cambio d'uso. Mi ero riservato in commissione di darvi anche un numero delle pratiche intervenute, sono meno di 15, tutte le pratiche poi sono state regolarmente, in due anni, tutte le pratiche sono state regolarmente comunque comunicate poi all'ente regione competente poi per mantenere l'archivio e l'anagrafica dei cambi d'uso su questa legge. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Apro la discussione. Signora Pastorino, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti. Anch'io comunque voglio partire da quello che è successo questa sera qui in aula. Intanto esprimo la mia solidarietà al consigliere Paolo Vino, perché comunque voglio dire gli si deve il rispetto e il rispetto anche del silenzio. Io non ho compreso bene l'articolo 66, forse sono io che non so, questa sera ho poca ossigenazione, quindi a tenere la mascherina magari l'anidride carbonica non mi fa bene ossigenare il cervello. Però insomma l'articolo 66, quello che ha letto prima, non mi sembrava dicesse proprio quello che avete interpretato, perché si parla laddove non fosse presente e invece lui, il consigliere Vino, era comunque presente e utilizzava il suo silenzio come dissenso al mancato rispetto del regolamento. Io penso che anche questo sia una forma comunque importante di rispetto della democrazia. Poi magari chiedo anche al segretario generale se l'interpretazione che è stata data è un'interpretazione comunque lecita, perché lì si parla esattamente di risulta non presente. Ecco, questa cosa qui me la dovete un pochino chiarire.
Ho pensato anch'io di inviare insomma, una lettera al presidente Fiorino come sorta di richiamo al rispetto delle regole e niente, insomma, mi aspettavo che questa sera magari anche potesse iniziare in un modo diverso, ma non è stato così. Purtroppo insomma, agiamo un po' da due tifoserie e quindi diventa veramente difficile esprimere proprio anche il proprio pensiero. Allora, rispettiamo il regolamento, rispettiamo naturalmente, ecco la consigliera Iosa ha detto ci vorrebbero anche meno minuti proprio per intervenire perché tanto li utilizzate così, in commissione addirittura il consigliere Vincelli dice che gli europarlamentari fanno interventi di un minuto e quindi voglio dire perché non adottiamo, no non ha detto questo ma il mio pensiero è questo, perché non si adotta anche questa possibilità qui in consiglio comunale. No, richiamo rispetto delle regole, siamo in piena emergenza, l'abbiamo capito, adesso voglio dire stiamo affrontando una seconda fase che è una fase di ripresa e direi comunque che riprenda nel migliore dei modi anche l'attività istituzionale nel rispetto delle regole. Detto questo, naturalmente vado alla delibera ora. Allora, intanto esprimo un po' la contrarietà a quella che è questa delibera, ma questa legge regionale che pone naturalmente delle criticità anche per quanto riguarda la rigenerazione urbana e quindi la trasformazione delle aree. Scusate, sono immerse da foglietti, ci siamo. Quindi esprimo questa criticità, valuto questa criticità, nel senso che non agisce, a nostro avviso, insomma, in maniera organica sulla rigenerazione urbana, come ho detto prima, ma si concentra soprattutto su ristrutturazione di edifici, dando così volumetrie quasi un regalo, come se fossero un po' dei condoni. Quindi su questo tema, insomma, siamo abbastanza contrari. Però, venendo proprio alla delibera di per sé, in definitiva si chiede di dare anche un mandato a CAP per lo studio idrogeologico e al SUAP di verificare il controllo delle attestazioni di agibilità. E proprio per questo, nel rispetto degli ambiti stabiliti dalla legge, il nostro voto potrebbe comunque orientarsi verso l'astensione, pur denunciando la contrarietà alla legge di Regione Lombardia. Grazie. Si è prenotato il consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente. Premetto che il mio intervento viene fatto a nome di tutta la maggioranza. Con l'approvazione della delibera di questa sera viene adottata la legge regionale 10 marzo 2017 numero 7, integrata con l'articolo 8,2 della legge regionale numero 18 del 26 novembre 2019, che consente di variare la destinazione d'uso dei piani terra degli edifici esistenti da commerciale a residenziale e viceversa, in accordo con il vigente piano del governo del territorio, e definiti gli ambiti di esclusione del territorio comunale nei quali non viene concessa l'applicazione della legge, in quanto zone soggette a rischio esondazione del fiume Lambro e una piccola porzione del territorio delle ex aree FALC. Gli ambiti esclusi sono sostanzialmente gli stessi esclusi in occasione dell'approvazione della delibera che riguardava la concessione di abitabilità dei vani e locali seminterrati. L'obiettivo che ci siamo posti con l'adozione di questa legge è quello di recuperare locali in disuso e che contribuiscono non poco al degrado di alcune zone della nostra città. Un punto importante della delibera riguarda il controllo con cadenza almeno annuale dell'attestazione dell'agibilità, dello stato di attuazione e rispetto delle destinazioni consentite. Nel corso della seconda commissione consiliare sono emersi due punti che ritengo importanti, ovvero non vengono applicati oneri comunali per le pratiche relative alla variazione d'uso dei locali per superfici fino a 200 metri quadrati,
non potrà essere modificata la nuova destinazione d'uso prima di 10 anni dalla concessione. Riteniamo questa delibera tecnica uno stimolo e una opportunità da cogliere per il migliore utilizzo del costruito, il cui scopo principale è quello di ridurre il consumo del territorio e incentivare al tempo stesso il settore edilizio tipicamente trainante dell'economia del nostro Paese. Prossimamente verrà affrontato anche il problema relativo agli edifici dismessi da oltre 5 anni. È infatti intenzione dell'amministrazione comunale individuare gli edifici dismessi che causano criticità rispetto alla sicurezza, degrado ambientale, urbanistico ed edilizio. Viene richiesto ai proprietari di tali edifici di comunicare la loro intenzione all'inserimento dei propri immobili nell'elenco degli edifici dismessi che saranno oggetto di deliberazione entro giugno 2020. Grazie. Grazie, consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente, volevo intervenire in dichiarazione di voto, ma lo faccio come intervento per chiedere conferma all'assessore La Miranda prima poi di esprimere il voto. Non ho capito bene il passaggio che è stato fatto dalla consigliera Pastorino. Allora, questa legge regionale è già all'interno del PGT attuale. Tanto è vero che via Marconi è stata trasformata in un quartiere, mi verrebbe da dire, ma senza offesa, del sud, dove comunque tutti vivono con le seggioline in mezzo alla strada, proprio grazie a questa delibera di Regione Lombardia. Quello che è stato aggiunto adesso è il fatto che gli immobili da abitativi si possono anche trasformare a commerciali. Non c'è nessun condono da pagare, almeno così mi sembra di aver capito, è semplicemente un'agevolazione in più che vede comunque la possibilità anche nei quartieri dove negli anni magari sono spariti i negozi di vicinato e i negozi di servizio di potersi riconvertire. Non ci sono oneri a carico di chi fa la trasformazione, ma solo l'obbligo di mantenere quella roba lì per 10 anni. È corretto, perché sennò mi sono persa in base a quanto dichiarato dalla consigliera Pastorino. Non ci sono altri interventi? Chiudo la discussione. Prego, Cozza. Buonasera. La consigliera Pastorino ha fatto una domanda, visto che non ha risposto nessuno, mi sembra doveroso, senza mascherina. Senza mascherina. Esatto, non volevo fare dei baffi. Sul regolamento, quindi siccome nessuno risponde, mi sembra almeno educato risponderle. È il primo comma, quello di cui parlava il Presidente, i consiglieri che intendono parlare su un argomento, quindi tutto il resto dell'articolo si applica ai consiglieri che intendono parlare. Se un consigliere non intende parlare, tutto il resto dell'articolo non si applica. Poi, per carità, si può essere d'accordo, non d'accordo, si può discutere, però era solo per rispondere all'interpretazione, non era il secondo comma, sulla presenza, che quella è un'altra cosa. E poi ne approfitto, visto che si parla qualcuno ha detto addirittura gravissimo attentato alla democrazia. In realtà io vorrei dare atto che prima di questa emergenza Covid nessuno ha mai leso i diritti di parlare di nessuno, anzi tante volte ricordiamo che mentre in teoria quando si parla di una delibera bisognerebbe restare sul tema della delibera, molti da tutte le parti hanno divagato e mai il Presidente gli ha tolto la parola per questo, anzi è stato molto tollerante. Adesso attaccarlo e accusarlo addirittura di gravissimo attentato alla democrazia, cosa alla quale mi aspetterei che seguisse almeno una denuncia alla Procura della Repubblica, se è vero,
mi sembra un po' esagerato. In questo momento di emergenza nazionale ci sono, fra l'altro sulla base di direttive che vengono dal governo centrale, che non è certo di centrodestra, è stata data una direttiva per la salute di tutti di cercare di tenerci qua nell'aula il meno possibile. E quindi provvisoriamente, come abbiamo rinunciato a tante altre sacrosantissime libertà, quella di circolazione, quella di culto, per qualche mese abbiamo anche una restrizione di questa sacrosanta libertà costituzionale. Non è un attentato alla democrazia, è una restrizione che il Presidente, peraltro non per sua volontà, ma per salvaguardare la salute di tutti, anche vostra, ha fatto. Poi si può non essere d'accordo, ma mi sembrava una spiegazione doverosa. Grazie. Non ci sono altri interventi, quindi chiudo la discussione. L'assessore vorrebbe fare una precisazione in merito, scusi? La precisazione su qualche intervento fatto da parte della consigliera Iosa e dell'opposizione. Prego. Grazie Presidente. Intervengo da un punto di vista tecnico per dare le risposte e fare delle correzioni agli interventi dei consiglieri. Dunque, la legge ricalca in realtà una norma che già esiste nel PGT, quindi la norma era quella che consente la possibilità, o meglio, consentiva la possibilità di trasformare i negozi di vicinato in abitazioni al piano terra, ed è l'effetto sostanziale che si è ad esempio verificato e che abbiamo visto tutti nella nostra città in via Marconi. Quindi il PGT, come sapete, è ante 2017, quindi già esisteva questa norma. Che cosa codificava il PGT, cosa codifica tutt'oggi il PGT? Che a fronte di questo cambio d'uso legittimo, dove non si va a condonare, quindi imparate anche a usare i termini, condono è un'altra cosa, significa che esiste un SLP abusiva, esiste un uso difforme e si va a sanarlo. Qui esiste un edificio accatastato regolarmente con un SLP regolare dove ha una destinazione d'uso specifica e si chiede di cambiarne la destinazione. La norma del PGT regolava questo con una norma apposita, chiedeva in compensazione il pagamento del costo di costruzione, degli oneri e il reperimento degli posteggi, che se si trasformava in residenziale era la legge Tognoli, i per cosiddetti pertinenziali, più il fabbisogno standard, che in alternativa si può monetizzare al prezzo di 263 euro al metro quadro, delibera di giunta amministrazione Chitò. Diversamente, se io devo trasformare oggi, ante queste approvazioni di legge, l'ambito da residenziale a commerciale, devo reperire, oltre che essere pagare il costo costruzione, devo reperire i posteggi a fabbisogno del commerciale, che è il 100% della superficie. Ovviamente c'è sempre anche questo una oscillazione di cui il 50% sono obbligatori, quindi li devo comunque reperire, la differenza li posso monetizzare o in servizi o in valorizzazione economica, 263 euro al metro quadro. Quindi questo è l'appunto di partenza dove si partiva. La legge del 2017 e la legge del 2019 che stiamo integrando e stiamo votando, che cosa fa? Codifica per tutto il territorio regionale la possibilità, che già esisteva a Sesto, di trasformare un edificio di commercio di vicinato in un'abitazione, dà la regola inversa, che non esiste neanche nel nostro PGT, quindi adesso c'è la possibilità, cioè da un appartamento al piano terra si può andare a trasformare in un negozio di vicinato. Che cosa però va a normare, quindi subentra e si sostituisce alle regole del PGT in questo caso? Ci dice che noi non possiamo chiedere come ente il costo di costruzione, gli oneri, non abbia fino a 200 metri, mi sono dimenticato di dirlo poi nell'intervento, ma l'avevo detto in commissione, e non c'è neanche la ricerca del fabbisogno degli standard. Quindi la trasformazione è semplicissima, nel senso io decido di trasformare un'abitazione in un negozio di vicinato, per 10 anni rimango vincolato a quella trasformazione, ma non devo pagare assolutamente niente all'ente a supplire tutta questa trasformazione. Perché il punto di partenza è, uno, il non consumo di suolo,
Secondo, perché la legge parte dal presupposto che quando è stato costruito l'edificio aveva già all'epoca assolto al fabbisogno della città all'epoca vigente quando è stato edificato. Il punto di partenza è semplicemente questo, il quadro è questo. Quindi attenzione a usare i termini non corretti, perché se devo parlare di condono ce n'è uno in realtà nel decreto crescita e ne parlerò specificatamente in commissione quando parleremo del termine degli edifici dismessi, dove farò vedere che è stato surrettiziamente introdotto invece un condono sostanziale nella regolamenti edilizi dei comuni. Grazie. Grazie, procediamo alla dichiarazione di voto. Movimento 5 Stelle, consigliere Galante. Grazie Presidente, concordo con quanto già espresso dal mio collega Vincenzo Di Cristo in merito alla precedente delibera sul recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti. Pertanto il Movimento 5 Stelle si asterrà dalla votazione della delibera odierna, in quanto il rischio, visto il costo elevato di mantenimento di un'attività commerciale e l'attuale crisi di questo periodo dovuto appunto dal Covid-19, potrebbe incentivare la chiusura delle stesse attività a favore di un cambio d'uso abitativo, causando di conseguenza la cessazione del commercio di vicinato, come di fatto negli ultimi anni lo abbiamo sott'occhio. In effetti sono più i negozi che chiudono per la trasformazione in appartamenti. Quindi la mia dichiarazione di voto è l'astensione, sarà l'astensione. Grazie. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Vincelli. Grazie Presidente. Beh, mi corre l'obbligo di ringraziare Regione Lombardia stasera. Primo con un trasferimento da parte di un milione che andranno a soddisfare alcune situazioni economiche all'interno chiaramente della città e anche quello che potranno essere comunque delle strutture dei manufatti. L'altro invece è il discorso di questa legge che comunque secondo me porta in equilibrio quello che magari precedente al 2017, e quindi ringrazio nuovamente e siamo favorevoli come gruppo Lista di Stefano. Grazie. Identità civica, consigliera Iosa. Grazie Presidente. Non vorrei essere pitinina, ma da commerciale ad abitativo si poteva già trasformare. È da abitativo a commerciale che si integra con questa delibera. Quindi semmai andiamo a dare un'opportunità in più al commercio di vicinato, non a spingere qualcuno a chiudere i negozi e a trasformarli in abitazione, perché questa possibilità è già presente ad oggi nel PGT, fermo restando che poi uno vota quello che vuole, però per chiarezza di atti, commerciale ad abitativo è possibile da X anni, da abitativo a commerciale lo inseriamo con la delibera di stasera. Il nostro voto è favorevole. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Favorevoli. Forza Italia, consigliere Cozza. Partito Democratico, consigliera Perego. Grazie Presidente, noi ci asterremo. Una battuta, direi che in questo contesto, con la gestione che c'è stata dell'emergenza Covid, dire grazie a Regione Lombardia mi sembra quantomeno ossimorico. Amiano Sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, proprio per quello che ha detto anche che ha sottolineato la consigliera Iosa, io non faccio fatica a ravvedere, nella mia limitatezza, a ravvedere qualcosa che possa impedirmi di votare favorevole o di astenermi, perché non, ripeto, nella mia limitatezza, non trovo nulla che mi possa evitare di votare favorevole, quale farò. Cioè, è solo migliorativo questo passaggio, a mio giudizio. Grazie. Mettiamo in votazione la delibera al punto 7. Favorevoli? Favorevoli 16. Contrari? Contrari 0. Astenuti? Astenuti 5. Con 16 voti favorevoli, 0 contrari e 5 astenuti, la delibera è approvata. Procediamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 16 favorevoli. Contrari? 0 contrari. Astenuti?
5 astenuti, con 16 voti favorevoli, la delibera è resa immediatamente eseguibile. Grazie. Passiamo ora alla delibera al punto 8, adesione all'Associazione Rete Italiana Città Sane, Organizzazione Mondiale della Sanità. Parla il consigliere Valsecchi, avuto delega. Prego. Buonasera Presidente, Sindaco, Assessori e colleghi consiglieri. Allora, la delibera ha per oggetto l'adesione, come è stato ricordato al Presidente, dell'Associazione Rete Italiana Città Sane, una rete collegata all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ricordo che noi, in occasione dello scorso Consiglio del 24 marzo, abbiamo approvato il bilancio di previsione e contemporaneamente abbiamo approvato anche il documento unico di programmazione 2020-2022. All'interno del DUP, missione 6, leggo testualmente, lo sport nella sua totalità è universalmente riconosciuto quale corretto stile di vita e come tale verrà promosso insieme ad altri corretti stili di vita. L'alimentazione sana, lotta alle tossicodipendenze, eccetera. Tutti questi sistemi, queste buone prassi, consentiranno quindi alla città di Sesto di poter chiedere di entrare a far parte del circuito internazionale delle città sane. Quindi oggetto della delibera è qualcosa che stava scritto nel DUP e che con stasera diamo continuità. Noi entro luglio 2020, con un ritardo che purtroppo è collegato alla pandemia che si è sviluppato, dovremo consegnare il dossier legato alla nostra candidatura a Città Europea dello Sport nel 2022. Sarà un documento molto corposo, gli uffici stanno lavorando molto intensamente perché si devono reperire tantissimi dati statistici per quel che riguarda lo sport estese. All'interno di questo dossier c'è tutto il dettaglio delle politiche sportive, all'interno delle quali sono previste anche quelle di promozione della salute e quelle anche dell'inclusione delle persone disabili. Questi due focus sono i due aspetti che hanno fatto approvare proprio la nostra candidatura, soprattutto da parte della commissione esaminatrice ACES, che verrà a trovarci il 20 di settembre. Quindi a sostegno di queste politiche di promozione della salute, l'amministrazione ha richiesto di entrare in questo circuito, in questa rete italiana delle città sane, che è nata come un movimento di comuni nel 95 e si è costituita in associazione nel 2001. Questa associazione ha proprio il ruolo di promuovere le politiche di promozione della salute a livello locale e di promuovere la diffusione di questa rete a livello nazionale. Attualmente sono circa 70 i comuni aderenti a questa rete, città anche molto importanti. L'approvazione c'è già stata, nostra di adesione, con lettera che l'associazione ha scritto a noi il 22 di gennaio. Cosa occorre però? Occorre che i comuni che chiedono di aderire debbano provvedere a deliberare a livello di consiglio l'accettazione dello statuto di questa associazione. Ricordo che per aderire c'è anche da pagare una tassa annuale che è in proporzione al numero degli abitanti, nel nostro caso sono 500 euro annuali. Cosa si propone quindi di deliberare questa sera qui in Consiglio? Di aderire all'Associazione Rete Italiana Città Sane, Organizzazione Mondiale della Sanità, di accettare lo statuto che regola l'associazione e di dare atto che, avendo noi approvato il bilancio,
500 euro trovano un'adeguata copertura. Grazie. Grazie a lei. Se si vuole accomodare al suo posto, spegne il microfono. Grazie. Apro la discussione. Signora Pastorino, prego. Grazie Presidente, solo una battuta, ringrazio il consigliere Cozza che con gentilezza ha cercato di spiegarmi quell'articolo, non mi ha convinto, devo essere sincera, perché vabbè, insomma, presenta sempre qualche problema ancora per me. Detto questo, però insomma la gentilezza l'apprezzo sempre. Detto questo arriviamo alla delibera. Allora, naturalmente in questo momento di emergenza sanitaria abbiamo riscontrato insomma che alcuni settori, voglio dire molti settori insomma della nostra vita quotidiana sono rimasti colpiti in modo decisamente importante. Allora, dal tema della salute naturalmente abbiamo visto insomma quante persone in difficoltà, quante persone purtroppo hanno anche perso la vita. E il tema naturalmente anche dello sport che mi coinvolge in prima linea, in modo particolare. Abbiamo scoperto che lo sport, insomma, io l'ho definito un po' un gigante dai piedi d'argilla, perché tutto sommato ha presentato delle criticità importanti. Abbiamo scoperto che, voglio dire, tantissimi lavoratori hanno dei contratti di collaborazione, dei rapporti di collaborazione con le associazioni sportive. E sono dei contratti che poi, adesso magari l'assessore La Miranda mi dice usi i termini corretti, però sono una sorta di nero legalizzato, ma questo detto è da molti, nel senso che la legge Pescante dava la possibilità comunque alle associazioni di poter usufruire di questa possibilità e quindi naturalmente, anche perché naturalmente l'hanno utilizzata, anche perché è chiaro che le associazioni non hanno la possibilità anche di sviluppare altri contratti di lavoro più impegnativi, insomma, quindi si è raggiunto quell'equilibrio che poi alla fine abbiamo scoperto che non è un equilibrio. Detto questo, io ho partecipato anche degli incontri e cito soltanto due cose perché poi vorrei parlare un po' di altro. Naturalmente qui in sala consigliare ho assistito a quell'incontro dove ha partecipato anche il presidente di ACES Europa, il dottor Cimaschi, e ricordo benissimo le sue parole perché ha presentato la città di Sesto in modo veramente egregio. Mi sono sentita proprio orgogliosa di essere sestese, perché comunque ha valorizzato naturalmente la nostra stella d'oro al merito, al valor militare per i meriti della resistenza. Poi ha parlato naturalmente di tutto il tessuto associativo, della storia della nostra città e quindi ha ricostruito perfettamente insomma quello che penso insomma di Sesto San Giovanni. Perché dico questo? Perché comunque a mio avviso naturalmente noi abbiamo sempre tenuto molto in considerazione questi due temi che sono sport e salute e anche alla fine insomma corretti stili di vita. Perché? Perché questo? Perché comunque la città ha sempre investito naturalmente risorse, si è sempre impegnata, voglio dire, a salvaguardare quella che poteva essere la salute dei propri cittadini. Se penso alla salute, se penso anche a tutta quella rete, i consultori, comunque i medici di base localizzati nei vari quartieri sestesi, i tanti ospedali, insomma, che sono importanti anche nella nostra città, abbiamo visto adesso in questa emergenza. E anche, voglio dire, dal punto di vista sportivo abbiamo visto insomma quante società, quante associazioni sportive sono nate negli anni. Ecco, io vorrei rivolgere un appello al signor Sindaco nel senso di non dimenticare questo, perché il passato è molto importante e sono le nostre radici. Qui ci sono tanti progetti naturalmente che sono stati presentati, Crescere con lo Sport, Fit for Kids, sono,
sono diciamo progetti nuovi, che va bene, perché poi bisogna anche aprirsi, voglio dire, anche ad altre realtà, d'accordo? Quindi non deve esserci una chiusura a un passato, ma deve esserci anche un'apertura a nuove realtà. Però voglio dire, non dimentichi chi ha dato tanto a Sesto San Giovanni. Mi viene da pensare che qui mancano magari, e si potranno anche inserire, mancano attività molto importanti, come, non so, mi viene da pensare anche Sesto Gioca. Sesto Gioca è praticamente una manifestazione sportiva, quella conclusiva naturalmente, però è un progetto molto importante che riguarda praticamente le scuole della i bambini della scuola elementare. Allora, è un progetto importante sul territorio che ultimamente è stato però messo un po' da parte, nel senso che il comune non l'ha molto considerato. Invece è importantissimo, c'è un comitato organizzatore che si occupa proprio di questi eventi ed ha la capacità di coinvolgere insegnanti di educazione fisica, insegnanti della scuola elementare. Ha un bellissimo rapporto anche con i ragazzi delle scuole superiori, perché praticamente istituisce anche quello che è il rapporto scuola-lavoro per un futuro di questi ragazzi. Quindi io direi una cosa, pensiamo anche a rivalutare queste cose, a rivalutare questi progetti, anche con un aiuto economico, visto che è mancato quest'anno, insomma, c'è stato soltanto la possibilità di utilizzare il centro sportivo Dordoni gratuitamente, però poi gli insegnanti si sono autotassati per mettere a disposizione i pullman, eccetera. Detto questo, c'è una bellissima realtà con gli anziani che sono naturalmente penalizzati in questo periodo nelle loro attività e in particolar modo in quella sportiva, che non si sa neanche come riprenderà. La invito a terminare, sì. Siamo oltre i 6 minuti. Sì, un secondo soltanto, quindi l'attività anche con gli anziani, e ricordiamoci le associazioni sportive che in questo momento sono molto in crisi, vanno naturalmente aiutate, ma anche vanno sostenute anche moralmente, sia dal punto di vista economico laddove si può, però anche con la vicinanza del sindaco, della giunta, di tutti noi consiglieri. Grazie. Prego. Grazie. Allora, come introduzione, ricordo che a nome della maggioranza intervengo proprio per testimoniare quanto il binomio sport e salute siano al centro dell'attenzione dell'attività e rappresentano un aspetto fondamentale nelle politiche dell'amministrazione. Divido quindi a questo punto due aspetti, promozione della salute e la promozione sportiva. Magari stringo un po' di più sulla salute, anche perché lo sport ce l'ho nel cuore, quindi vorrei dilungarmi, anche perché devo dire che la consigliera Pastorino mi ha stimolato nel raccontare qualcosa di più che non avevo in programma di dire. Ricordiamo che il Comune ospiterà la Città della Salute e della Ricerca di Regione Lombardia e che le politiche di promozione della salute sono state evidenziate quale leva di attività del territorio anche da una recente ricerca di marketing territoriale svolta dal CRIET dell'Università Bicocca, che è venuta qui a Sesto a fare una ottima presentazione. E quindi un aspetto interessante era stato proprio approfondito da loro come leva del marketing territoriale. Buone prassi sono già state messe in atto per quello che riguarda la promozione della salute. Aver aderito già dal 2019 alla rete Workplace Health Promotion, progetto di regione. Il Comune ha aderito e già dal primo anno i 600 dipendenti del Comune hanno avuto un riguardo e delle indicazioni per quello che riguarda l'attività fisica e l'alimentazione.
Sesto, inoltre, coordina un gruppo di attività presenti sul territorio e di società presenti sul territorio che aderiscono alla stessa rete. Cito Campari, BCC, la COP. E in questo caso l'impegno del Comune è quello di ampliare questa rete e quindi offrire un servizio di buone pratiche anche a lavoratori che non sono residenti a Sesto, ma che vengono a lavorare qui sul nostro territorio. Ora, ulteriore passo è l'adesione proprio alla rete delle città sane. Se vogliamo stare invece sull'emergenza, c'è stato recentemente un webinar legato internazionale, in cui erano collegate le città proprio della rete delle città sane, in cui Sesto è stato preso come modello per la tempestività con cui ha avuto attenzione per le fasce deboli proprio nel periodo Covid. Quindi il nostro modello di COC, come è stato sviluppato, è stato segnalato come ottima risposta in questa situazione di crisi. Lo sport, la promozione sportiva. Una punta polemica. 2 anni fa è nata la Consulta, in maggio, quindi sono 2 anni. E quanto poteva essere utopico solo 2 anni fa pensare ad una rete fra società sportive, che dialogassero fra di loro, sviluppassero dei progetti e condividessero progetti di promozione sportiva. Io arrivavo da un'esperienza di Consulta, e perché era utopico pensare queste cose? Perché in quell'epoca si sono viste, proprio nel recente passato, decisioni di bloccare degli sport anche con forte valenza sociale, espellendoli dalla città, allontanare da Sesto alcune discipline sportive proprio per problemi di impiantistica e conflittualità fra le associazioni sportive. Quindi nel momento in cui si è data la Consulta, avere una visione di questo tipo, ve lo dico, era utopica. Sono passati 2 anni, si sono sviluppati un sacco di progetti, al momento non era facile pensare che si potesse realizzare. Perché? Perché la scelta vincente sono stati i 15 membri di una Consulta che hanno fatto da volano per tutto il mondo sportivo, perché tutte le esperienze di cui anche la consigliera Pastorino ha citato e che adesso vi elencherà, ormai vedono la partecipazione di 30, 35, 40 società sportive sestese, che non appartengono tutte al nucleo centrale dei membri della Consulta dello Sport. E perché è stato vincente? Perché? Perché se si scelgono delle eccellenze, si scelgono delle eccellenze per competenza e rappresentanti le varie e diverse discipline e soprattutto anche la localizzazione di dove viene svolta la società sportiva. Per cui quando hai un osservatorio che ha una panoramica di tanti sport, tante esigenze, a seconda anche delle fasce di età, ma anche di localizzazione dove viene fatto lo sport, chi è proprietario dell'impianto lo gestisce, chi è in una palestra della scuola, chi è in un impianto privato, questo amplia la possibilità di contribuire a dare un aspetto positivo allo svolgersi di questo progetto. Questo percorso è una grande ricchezza per la città in questo momento e ci si crede tutti, ci crede il sindaco come assessore dello sport, fortemente ci crede il presidente e tutti i membri della Consulta. La Consulta si è ritrovata anche in questi momenti. Vi dico 14 partecipanti su 15 collegati su una piattaforma, devo dire avendo una partecipazione a volte superiore a quando ci si incontrava fisicamente, è stato un grande successo. Perché? Perché in un momento di crisi per tutto il mondo sportivo, perché tutti sono bloccati, l'aver condiviso le esigenze, le difficoltà, le soluzioni alternative che hanno preso i presidenti è stato veramente il segno che c'è il mondo sportivo sestese che in questo momento sta dando delle risposte, sta lavorando insieme per sviluppare progetti e portarli avanti. Progetti sì giovanili. La consigliera Pastorino ha citato Fit for Kids, quindi un progetto europeo, 6-12 anni per l'obesità. Crescere insieme con lo sport, secondo anno di edizione, 600 bambini partecipanti, 10 scuole primarie su 11. È un progetto che ci è esploso in mano. L'anno prossimo auguriamoci che ci sia una ripresa
delle scuole, perché tutto ciò di cui stiamo parlando adesso purtroppo ha avuto uno stop brusco e questo è il dispiacere che stiamo vivendo in questo momento. Sesto gioca. La consigliera Pastorino non sa che Sesto gioca era gestita a questa edizione, era stata rilanciata, aveva l'egida della consulta, la consulta l'ha portata, avevamo avuto i contatti, avevamo trovato delle soluzioni per ridurre il peso economico, in questo momento era gestito da Consulta dello Sport, Erasmo e il gruppo di insegnanti, per cui l'amministrazione è come se crede in quel progetto, a tal punto che lo stavamo sviluppando insieme e purtroppo si è interrotto perché tutte le fasi anche d'istituto si sono interrotte con la chiusura poi delle scuole. Terza età, ha ricordato la consigliera che ci sono nelle palestre comunali tante attività per gli anziani over 55 e over 65. Il nucleo forte è la candidatura a città europea dello sport, per cui noi stiamo realizzando questo dossier che sarà un documento corposo in cui sono coinvolte tutte le società sestesi con un censimento di chi pratica sport tra uomini, donne, fascia di età e tutto, perché tutti questi dati servono come censimento da consegnare. In obiettivo era il 20 settembre. 20 settembre, terza edizione. Due anni di vita della consulta, terza edizione della festa dello sport, salute e volontariato. Si farà il 20 settembre, forte incognita. È il giorno in cui noi accogliamo la commissione che viene, e esattamente come ha detto la consigliera, il presidente di ACES ha detto: la prima volta che vengo in una città e vedo fisicamente che ci sono le associazioni presenti, perché quando fanno i sopralluoghi spesso gli vengono presentate delle slide. Qui da noi in sala consigliare ha visto la presenza di decine e decine di società sportive, questo ha impressionato veramente. Il 20 settembre cosa si farà? Il 20 settembre avevamo previsto che ci fosse... Consigliere, devo invitare a concludere perché io ho fatto una media anche con quanto hanno sforato gli altri. Solo con un flash. Molto velocemente, grazie. Molto velocemente. Il 20 settembre avevamo previsto ci fosse una manifestazione di massa, quindi una mezza maratona in giro per Sesto. Dopo anni e anni finalmente in città si faceva uno sport di massa. Cosa stiamo facendo? L'iscrizione a... la rete delle città della Corsa del Cammino, progetto che si è stoppato e che sarà portato avanti. Il volontariato è coinvolto in tutte queste feste, eccetera. Consigliere, veramente, allora, lei faccia una cosa, un minuto in dichiarazione di voto, sfrutti quel minuto, cosa le devo dire? Nel rispetto di tutti non posso fare, con grande affetto e con grande stima, ma nel rispetto di tutti mi sembra... Ok, grazie. Se ci sono altre richieste di intervento, non ci sono richieste di intervento, chiudo la discussione. Procediamo alla dichiarazione di voto. Movimento 5 Stelle, consigliere Galante. Grazie Presidente, il voto del Movimento 5 Stelle sarà favorevole. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio, prego. Grazie, favorevole. Identità civica, consigliere. Grazie, mi esprimo. Siamo rimasti volontaria. Non perda tempo. Volevo solo dire due cenni. Longevità della consulta. Siamo a un anno e mezzo dalle elezioni, ma era successo che una consulta fosse ancora operativa con un suo presidente che non fosse dimissionario o che non fossero stati interrotti i lavori per mancanza di numero legale. Il volontariato, presente anche nel nome, nella festa dello sport, salute e volontariato, perché? Perché fare del bene fa bene soprattutto a te stesso. Grazie. Espressione di voto del gruppo Identità Civica è favorevole a questa delibera. Grazie. È stato rapidissimo. Identità Civica a posto, Lega Nord, consigliere favorevoli. Forza Italia, consigliere Cozza.
Partito Democratico, consigliera Pastorino. Hai avuto un attimo di oggi mi ha citato tante di quelle volte che mi si è annebbiato. Grazie Presidente. Allora, consigliere Valsecchi, presidente anche della Consulta dello Sport, io stasera ho preso un sacco di cose, perché poi ce lo diciamo anche, tutta questa comunicazione non è che c'è stata, io non ho dei report anche su tutto quello che è stato fatto, perché poi alcuni progetti, voglio dire, sono stati anche importanti, impegnativi, ma non so quante persone hanno aderito, non so molto. Allora, una bella commissione dove si spiegano le cose, una consulta aperta ogni tanto, dove poter invitare, farla anche qui in sala consiliare, perché no? Ci sono tanti temi, impianti sportivi, ci sono temi importanti anche, quindi secondo me insomma bisogna un po' aprirsi anche, voglio dire, a nuove idee, aprirsi però anche ad eventuali critiche o ad eventuali anche collaborazioni. Quindi quello che dico è questo. Il nostro voto sarà di astensione, grazie. Amiamo Sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, una piccolissima e velocissima considerazione. Che lascerà il tempo che trova. All'inizio di questo consiglio ho sentito ancora rimarcare quanto la nostra amministrazione sia poco attenta, poco valorizzi, poco collabori con le associazioni di volontariato. Allora, quello che è emerso dall'intervento, penso veritiero, del consigliere Valsecchi è che mi sembra che le associazioni di volontariato che si curano dello sport siano molto coinvolte. Io posso portare delle associazioni che hanno collaborato, che collaborano a questo stato di emergenza, e queste faccio parte, tocco con mano, per cui posso, invito chiunque a confutare quanto io dico. Perciò non mi sembra così, mi sembra un po' gratuito. Poi dopo, se vogliamo strumentalizzare il fatto perché è lo sfratto di Tizio, Caio, Sempronio, eccetera, mancherebbe, legittimo, ma da lì a generalizzare. Comunque, al di là di tutto ciò, il nostro voto è sicuramente favorevole. Grazie. Metto in votazione la delibera al punto 8. Favorevoli? 17 voti favorevoli. Contrari? 0 contrari. Astenuti? 4 astenuti. Procediamo alla votazione per l'immediato. Un attimo, con 17 voti favorevoli e 4 astenuti la delibera è approvata. Stavo cercando di recuperare il tempo di velocità. Procediamo per la votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 17 favorevoli. Contrari? 0 contrari. Astenuti? 4 astenuti, con 17 voti favorevoli la delibera è resa immediatamente eseguibile. Grazie. Passiamo alla delibera al punto 9, regolamento di accreditamento di unità di offerte sociali per la prima infanzia, requisiti e procedure. Do la parola, la presenta l'assessore Molteni, la vicepresidente di commissione. Allora do la parola al vicepresidente di commissione Molteni. Sì, no, io era l'intervento. Comunque va bene. Allora, quanto è emerso in commissione, agli atti è stato presentato tutte queste modifiche di regolamento. Adesso io non sto a elencarvi tutte le modifiche, eccetera, perché non è quello il mio compito. Quello che io posso dirvi, che è espressione, tra parentesi, di meditazioni che abbiamo fatto nell'ambito della maggioranza, per cui tendo a sottolineare che il mio intervento è a nome di tutti i gruppi della maggioranza. Noi pensiamo, adesso scusate se ogni tanto uso la prima persona, perché quando parlo mi viene così, insomma, che si possa tranquillamente dire che queste modifiche apportate al regolamento viene incontro sicuramente alle nuove esigenze delle famiglie, perché aumenta la possibilità della proposta educativa. Infatti, l'accreditamento di queste nuove realtà che sono i centri di prima infanzia permette a quelle famiglie che hanno delle necessità diverse e
differenti da quelle magari di altre, di avere una proposta, di avere una possibilità per i loro figli. Cioè, chi non ha la necessità di mandare i bambini al nido tutti i giorni e tutte le ore magari della giornata, può usufruire e trova in questa possibilità una soluzione ideale, perché lo strumento è sicuramente più flessibile e oltretutto impedisce perlomeno, può limitare il ricorso all'uso dei nidi. La duplice valenza di questa proposta, di questa variazione, è che intanto venire incontro a delle esigenze delle famiglie che meglio vengono interpretate, e potrebbe anche, oltretutto, far diminuire, se usiamo questo termine, la richiesta di utilizzo dei nidi, no? È abbastanza facile capire l'utilità della cosa. Altra modifica importante di questo regolamento è quella che riguarda gli accreditamenti. I soggetti che adesso, secondo la norma vigente, che vogliono accreditarsi, devono avere un'esperienza triennale sul territorio cittadino. La modifica che andiamo a proporre è che questa esperienza triennale non sia più legata al territorio cittadino, ma alla regione. Qual è l'aspetto positivo della cosa? Intanto, avere una vasta gamma di candidati, poter valutare più candidati, più specificità e più capacità. Oltretutto è anche, diciamo, una procedura inclusiva, questa è bella proprio anche per quello, oltre il fatto, ripeto, che più candidati abbiamo da valutare e meglio possiamo trovare delle soluzioni. Anche il fatto di non far decadere l'accreditamento dopo 3 anni, adesso la regolamentazione prevede che dopo 3 anni l'accreditamento di queste agenzie che gestiscono questa cosa decada, per cui noi si deve riattivare tutta la procedura di accreditamento. La proposta che veniamo a portare è quella di non aver più questo vincolo, in modo che chi ha i requisiti, ovvio che questo, fermo restando che tutto quanto da noi richiesto in termini di requisiti, in termini di osservanza di quanto andiamo chiedendo e di qualità, debba essere conservato. Ovvio che questo ci consente di avere una continuità educativa e una anche, diciamo, un aspetto burocratico più leggero, proprio il fatto di non dover continuamente ogni 3 anni rimettere in ballo tutto l'accreditamento. Ecco, come tendo a sottolineare, che non è che nessuno si tolga dalla testa che una volta che ti sei insediato e hai messo giù la cadrega, da lì non ti muovi più, nel senso che sarà nostro compito valutare e controllare con particolare attenzione che tutto venga svolto come debba essere svolto. Poi c'è anche questo ultimo punto che non è trascurabile, che è il fatto che successivamente al primo avviso pubblico, promosso con il nuovo regolamento, si può riattivare la procedura di accreditamento in qualsiasi momento, nel momento in cui dovessero mancare dei requisiti, ci dovessero essere dei problemi, la procedura di riaccreditamento subito viene riattivata, e anche questo è un ulteriore passo in avanti per quello che riguarda un aspetto un po' di burocrazia un po' più snella. In conclusione, cosa possiamo dire? È una conclusione un po' generale, no? Questi periodi che stiamo vivendo, li stiamo vivendo tutti li conosciamo, si parla solo di quello, e sicuramente lascerà dei segni anche sul modo di lavorare, no? Mai come ora si è ricorso al lavoro in remoto, da casa, quello il famoso smart working. Anche in questo senso bisognerà trovare dei sistemi, far fronte al fatto che anche i bambini dovranno avere delle nuove soluzioni educative, no? Che permettano loro, per esempio, di affiancare al tempo formativo proposto, non so, per esempio, dalla struttura che può essere l'asilo nido, anche la sperimentazione di esperienze educative in remoto, diciamo, no? Più smart, ecco, vengono definite smart. Tutto questo, in sinergia, ovviamente, col tempo, quello che viene definito
tempo famiglia, dove tempo famiglia intendiamo il tempo che la famiglia può dedicare, perché ovviamente le famiglie hanno gli impegni lavorativi. Sì, ho finito, chiedo il raddoppio dei tempi, non esiste, l'ho detto come battuta. Ho finito comunque. I tempi che la famiglia ha a disposizione per questa cosa. Per tutto questo, le ultime due concetto, riteniamo che la nostra visione, cioè che questa visione di questo regolamento guardi proprio in questa direzione e ci consenta, considerando un po' lirico, ci consenta la visione di nuovi orizzonti. Grazie a tutti. Apro la discussione. Ha chiesto la parola la consigliera Pagani, prego. Grazie signor Presidente. Allora, provo ad entrare nel merito della modifica e quindi della proposta del regolamento di accreditamento. Spero di entrare abbastanza, come dire, bene nel merito in modo che il consigliere Ghezzi sia contento. Spero anche di non sprecare troppi minuti, consigliere Iosa. Se mi posso permettere però, con lo stesso tono e la stessa modalità, un'accezione polemica, come molte volte accade, compreso questa sera, 10 delibere meno di un intervento a testa per maggioranza. Ci sono per maggioranza. Ci sono consiglieri comunali che sono qua da 3 anni e non hanno ancora una volta preso parola. Quindi, ecco, tutto sto gran pullulare di competenze, onestamente io non le vedo. Torno al merito e al contenuto del regolamento di accreditamento. Allora, perché è importante questo? Perché è importante questo regolamento di accreditamento? Sostanzialmente per quelli che sono i 3 motivi che ha spiegato, direi, in una maniera assolutamente esaustiva il consigliere Molteni, perché si vanno ad ampliare dei servizi nel momento in cui, oltre all'accreditamento dei nidi e dei micronidi, si aggiungono centri per l'infanzia con una modalità e una gestione a livello temporale, semplifico, per essere riduttiva, sicuramente differente, per una dilatazione anche territoriale, quindi quello che teniamo in riferimento non sono più soltanto soggetti legati strettamente al nostro territorio, ma che hanno delle competenze che vengono spese, possono essere già state spese, sono già state spese anche all'interno della Regione Lombardia. E poi c'è la questione dell'accreditamento permanente, che ha 2 aspetti della sua permanenza, esattamente. Da una parte non scade, questa è la proposta del regolamento, renderlo permanente, quindi non farlo scadere ogni 3 anni e non obbligare i soggetti ogni 3 anni ad essere appunto soggetti all'accreditamento attraverso un bando. E poi contemporaneamente la permanenza permette a questo punto che i soggetti possano fare istanza tutte le volte che sono interessati, senza un'accezione temporale specifica, cioè che ci sia un momento specifico per poter formulare la richiesta di accreditamento, fatto salvi i requisiti di ordine qualitativo, quantitativo, che sono ben esplicitati, lo riconosco, all'interno del regolamento e che, dopo aver assodato, tutti abbiamo letto, visto che lo stiamo votando in questo momento. Noi esprimiamo un parere favorevole rispetto a questa delibera per 2 motivi, per diversi motivi, ma ne voglio sottolineare 2, sempre per il famoso discorso dibattito concentrato sui tempi. Allora, assolutamente la conciliazione tempi famiglia, assolutamente. L'idea che bisogna riorganizzarsi non è un'idea che nasce oggi, è una delle esigenze profonde, ma sono completamente d'accordo sul fatto che quello che è successo in questi mesi ha costruito una necessità di riorganizzazione del sistema familiare, proprio perché ci sarà inevitabilmente una riorganizzazione del mondo del lavoro, che ci piaccia o che non ci piaccia, ognuno di noi in questo sarà coinvolto e i nostri bisogni cambieranno. Ampliare l'offerta significa dare o cercare di dare più risposte possibili, magari non sono tutte, magari non sono esaustive di tutto, ma più risposte possibili. L'altra questione sulla quale comunque, e questo approccio sul quale siamo sostanzialmente d'accordo, è l'idea che pubblico e privato
possano costituire sicuramente un mercato e quindi un'offerta sicuramente regolata, attraverso la quale i cittadini possono scegliere ciò che è meglio per loro sulla base delle loro esigenze, ma l'amministrazione comunale si fa interamente garante del processo, assumendosi una responsabilità pubblica, e questa responsabilità sta nella valutazione dei criteri, come si diceva, degli standard sia quantitativi che qualitativi. Le uniche due osservazioni che ci viene da fare come Partito Democratico, ma sono osservazioni, possono essere anche, come dire, migliorie, sono legate proprio alla questione che, se non esiste più un accreditamento, magari non utilizzo le parole corrette, però per farmi capire, contingentato, quindi ogni 3 anni, allora sarebbe stato interessante capire, visto che non c'è un bando, quindi una misurazione, una ridefinizione degli standard, sarebbe interessante capire, io non l'ho visto all'interno del regolamento, ma non so, come dire, nell'analisi che abbiamo fatto, se è una deficienza nostra, sarebbe stato interessante stabilire magari una rivisitazione, una rivalutazione degli standard, anche magari su sollecitazioni che provengono dai funzionari, dai dirigenti, dai genitori stessi che usufruiscono di questi servizi, e cadenziarla, se non dovesse essere o non poteva essere o non, e dentro questi 3 anni a cadenza bando, diciamo, però in qualche modo garantirne anche la cadenza, cosa che io non ho trovato all'interno del regolamento. L'altra questione che mi sarebbe piaciuta, insomma, discutere, sarebbe stato interessante ragionare, l'ultimo articolo, l'articolo 11 del regolamento, parla ovviamente di un orientamento dell'ISE su questi servizi, e che è un orientamento, come dire, che l'amministrazione comunale agirà con un atto di giunta. Ecco, sarebbe stato interessante magari capire se c'era già un'idea di questo orientamento. Grazie. Grazie a lei, consigliera Pagani. Se ci solo, sono. No, è solo una considerazione, ma piacevole, anche un po' simpatica, visto che così. Rassicuro tutti che io e la consigliera Pagani non ci siamo trovati prima, visto che abbiamo detto più o meno le stesse cose. Lo dico come cosa bella, non come polemica, eh? Cioè, mi fa molto piacere che, tranne appunto gli ultimi punti che io non avevo toccato, quello così, ci sia questa bellezza e comunità di veduta. Ecco, voleva essere un complimento a tutti e due. Ecco. Si è prenotato il consigliere Galante, prego. Grazie Presidente. È sotto gli occhi di tutti che la politica volta a convenzionare il privato con il pubblico non crea sul lungo periodo un beneficio per la cittadinanza. Anzi, seppure è vero che avere strutture private convenzionate con il pubblico aumenta in termini numerici i posti disponibili, è altrettanto vero che in casi di crisi, come questa che stiamo vivendo, vengono fuori tutte le fragilità del privato che gestisce i servizi alla persona. I servizi alla persona, e nel dettaglio in discussione stasera i nidi e i centri per l'infanzia, sono di per sé servizi che non danno profitto. Basta vedere la difficoltà che esiste nella gestione economica nei nidi comunali. Quante volte è stato detto in quest'Aula che i nidi comunali costano troppo. Una struttura privata, va da sé, deve poter far profitto per sopravvivere. Nel caso dei nidi comunali è stato possibile dare comunicazione alle famiglie dell'interruzione del pagamento della retta, perché i costi sarebbero stati assorbiti dal pubblico e non dalla singola famiglia. Ma si può dire lo stesso dei nidi privati, ai quali in questo momento stiamo dicendo se dare in gestione una posizione così importante del servizio di assistenza dei nostri bambini. Queste strutture private saranno in grado di sopravvivere dopo questa emergenza proprio perché hanno preso profitto in questi mesi? Il rischio di proseguire con la politica del dare all'esterno la gestione del servizio e non potenziare fortemente le strutture comunali porterà inevitabilmente sul lungo periodo alla contraddizione dell'offerta, soprattutto se in futuro si dovesse verificare nuovamente un blocco dei servizi per l'infanzia come è successo in questi mesi. Quindi, seppur comprendendo l'intento che il convenzionamento ha, cioè la possibilità di raggiungere il maggior numero di utenti che il pubblico non riesce più a raggiungere, non riteniamo questo tipo di politica di gestione dei servizi alla persona in linea con gli interessi della comunità nel lungo periodo.
Sarebbe stato meglio favorire il potenziamento delle strutture comunali già esistenti. Grazie. Grazie a lei, consigliere Galante. Non ci sono altri interventi. Consigliere Vincelli, prego. Grazie Presidente. Ma io stasera non riesco a comprendere due cose. Prima si parla di pubblico privato che va bene, poi un'altra parte della minoranza dice la questione privata è un dubbio, gli asili nido però sono un costo chiaramente in questa città e noi l'abbiamo affrontato e in parte risolto e siamo sulla buona strada, cioè mettetevi un attimo d'accordo. Se il pubblico privato insieme possono comunque portare avanti delle direttive e possono insieme comunque collaborare per creare chiaramente più servizi, secondo me è la strada giusta. Non è solo la strada giusta per quanto riguarda i centri ricreativi, per quanto riguarda gli asili, ma anche per quanto riguarda altre situazioni all'interno delle città. Mettiamoci in testa che il pubblico da solo non va da nessuna parte e questo lo vediamo chiaramente a livello di governo centrale. Pubblico da solo non va da nessuna parte. Vabbè che si è preso 470 chiaramente consulenti che non serviranno, che non sono serviti a niente, se non per creare chiaramente 450 pagine con 258 articoli. Ma però comunque c'è alcuni chiaramente privati, quindi personaggi che hanno portato avanti delle aziende e che hanno comunque portato risultati. Quindi pubblico e privato, secondo me, è la strada giusta per poter chiaramente andare avanti non solo sugli asili nido, ma anche su altre situazioni e servizi della città. Grazie. Grazie a lei, consigliere Vincelli. Non ci sono altri interventi. Chiudo la discussione. Procediamo alla dichiarazione di voto, Movimento 5 Stelle. Grazie Presidente, il Movimento 5 Stelle si asterrà alla votazione. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Recupero. Grazie Presidente. Allora, intanto vogliamo fare i complimenti all'assessore Pizzocchera che si è dimostrata all'altezza del suo ruolo non solo per i servizi sociali, ma anche per l'emergenza Covid-19, dimostrando tutta la sua professionalità e competenza. Per quanto riguarda invece la delibera in oggetto, siamo favorevoli perché dà la possibilità di estendere l'accreditamento, oltre che ai nidi e ai micronidi, anche a ulteriori tipologie di unità d'offerta, i centri d'infanzia. Favorendo quelle famiglie che ne faranno richiesta, quindi è indispensabile la presenza del personale con almeno 3 anni di esperienza nella Regione Lombardia, come la presenza di figure professionali in possesso di titoli di studio stabilita dalla normativa regionale vigente, così da innalzare gli standard qualitativi dei servizi sociali per la prima infanzia. Ricordiamoci, i nidi sono un'eccellenza della nostra città e tali devono rimanere. Pertanto, per la lista di Stefano, il nostro voto è favorevole. Grazie. Identità civica, consigliera Iosa. Grazie Presidente. Allora, il nostro voto su questa delibera sarà favorevole per tutte le ragioni che ha bene elencato il consigliere Molteni. Una piccola precisazione, perché mi sembra che ogni tanto ci perdiamo. Allora, l'amministrazione ogni 5 anni succede che si va al voto e succede che qualcuno vince. Succede che viene nominata una giunta e succede che c'è una maggioranza di governo del territorio. Do per scontato, consigliera Pagani, io non l'ho interrotta e lei non interrompe me gentilmente, do per scontato che la maggioranza condivide le scelte politiche della sua giunta, quindi io apprezzo, no, è inutile che fa così perché non me ne frega proprio niente. Allora, io capisco che per voi siamo tutti delle piante di cactus, come ci avete più volte definito, ma non è così. Questa è una maggioranza che dialoga, questa è una maggioranza che prima di entrare in aula si confronta e questa è una maggioranza che, grazie a Dio, ha degli assessori che, indipendentemente dall'appartenenza politica che hanno, condividono le scelte. Quindi non c'è bisogno che tutti i consiglieri di maggioranza tutte le volte ripetano modello pappagallo o cactus, se preferite, le stesse cose, perché le scelte che vengono portate
in quest'Aula sono condivise, altrimenti non ci sarebbe un governo scelto dal popolo che amministra e un'opposizione. È successo che dopo 72 anni quelli che governate non siete più voi, ed è successo che questa maggioranza si gestisce in maniera diversa da quello che avete sempre fatto voi. Ok? Quindi basta con sta rottura di scatola e continua. Consigliere Pagani. Consigliere Rosa, per cortesia, mi sono perso l'ultimo pezzettino, se me lo fa sentire di nuovo. È stata interrotta, vorrei capire, vorrei sentire la fine del suo intervento. No, guardate, io comprendo che voi abbiate l'abitudine di fare così, però non è corretto, come non è corretto alzarsi e uscire, come non è corretto ascoltare. Sapete, abbiate un attimo di... mi piace sentire, ascolto tutti, sempre. Non mi sembra di essermi alzato due minuti da quando sono qua. Ho ascoltato tutti in democratico silenzio. Mi avete vomitato di tutto in democratico silenzio. Sapete benissimo le scelte, perché nell'ufficio di presidenza vengono fatte delle scelte condivise. Stia calmo, lei lasci parlare, lei può lasciare parlare, che non è abitudine. No, va lo dice a qualcun altro, non a me, se no la invito io ad andare. Faccia la persona educata, per cortesia, perché io non mi sono mai rivolto così a lei. Va, lo dice a qualcun altro, non a me. Va, lo dice a qualcun altro. Lei è un maleducato, se lo ricordi. Lega Rocco, signor Pasquarelli, prego. Il primo che ti ha toccato dall'aula stasera. Favorevoli. Forza Italia. Sollibato. Forza Italia, Partito Democratico, consigliere Pere. Grazie Presidente. Direi che i suoi toni si commentano da soli. Quello che ha detto, che c'è stata una condivisione, quello che ha detto che c'è stata una condivisione nell'ufficio di presidenza è falso ed è stato smentito da una lettera pubblica della vicepresidente del Consiglio, su cui lei non si è minimamente degnato questa sera anche di dare una risposta o comunque di fornire delle spiegazioni. Credo che altrettanto commentato da solo sia l'intervento della consigliera Iosa, pieno di veemenza, quando oltretutto non serviva, perché su una delibera su cui una delibera che ci vede d'accordo, ci vede pienamente convergenti, perché il sistema dell'accreditamento, così come dello sviluppo dei centri prima infanzia, risale ben prima di questa giunta e ben prima anche della giunta precedente, perché l'accreditamento a sesso risale a due giunte fa, ci vede convergenti, ci vede consonanti. Lei cosa deve fare? Ci deve mettere quell'astio e quel veleno che arriva dal sentirsi chiamati in causa quando vi viene detto che voi non esercitate nessun diritto di critica autonoma rispetto alle scelte che vi vengono dette. È così, non c'è stato mai in questi tre anni nessuno di voi che ha mai esercitato anche solo il dubbio rispetto a quello che veniva calato dall'alto. E alcune cose urlavano e urlano tuttora vendetta, e ne dovrete rispondere alla città. La dichiarazione di voto. Andiamo sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente. Del grasso lo devo mettere via per forza, cioè, per cui se mi date della pianta mi piace pensare di essere una quercia. Comunque, al di là di questo, va bene, sì, io premetto, l'ho detto prima e lo dico ancora adesso, ho parlato a nome di tutta la maggioranza, ma penso che nessuno possa dire che io sia venuto qua a ripetere o a servire una pappa pronta che così... No, adesso, scusate un attimino, parlo per me. Cioè, mi sembra che insomma, l'amore che ho messo nel mio intervento sia abbastanza significativo. Per tutto questo non posso che dire che il nostro voto sarà sicuramente favorevole. Grazie. Tutto lì. Procediamo alla votazione della delibera al punto 9. Favorevoli?
Rosa. 16 voti favorevoli. No. Allora era. Possiamo ripetere la votazione per cortesia, favorevoli? 20 voti favorevoli. Chiedo scusa. 20 voti favorevoli. Contrari? Astenuti? 0 contrari, 1 astenuto, M5S. Quindi con 20 voti favorevoli la delibera è approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli? 20 favorevoli. Contrari? 0. Astenuti? 1. Con 20 voti favorevoli la delibera è resa immediatamente eseguibile. Io. Prima di passare alla votazione dei verbali di seduta, do la parola al segretario per una sua precisazione. Prego. Beh, per rispondere a quanto richiesto, allora rispondo a Pastorino ritenendo che la lettura da parte del presidente dell'articolo esaurisca ogni dubbio, per cui non vedo perché debba intervenire, quindi la nota è esplicitata. E quindi confermo quanto già detto dal Presidente leggendo l'articolo e quanto contenuto. Va bene. Quanto invece, siccome è stato fatto un accenno a Free Camera, siccome sono il firmatario della missiva, in quanto responsabile del servizio, occorre secondo me dare una precisazione assolutamente tecnica. Ho ricevuto una richiesta da parte dell'associazione Free Camera, quindi non gli è stata inviata alcuna lettera, ma una nota di riscontro, una PEC ricevuta, dove annunciando che scadeva un contratto al 31/5/2020 chiedevano un rinnovo. E quindi è stato obbligatorio da parte mia dare una risposta. Nel merito, la risposta precisava quanto già l'amministrazione aveva deciso in relazione a tutti gli immobili di via Giardini, avendo deciso di metterli a vendita. È noto come ci siano stati dei ricorsi, per cui l'amministrazione ha ritenuto di ritirare al momento tutto quello che era stato deciso e di riservarsi una volta che avesse completata questa analisi, e questo è stato scritto. Quindi, se invece la domanda era c'è possibilità di una proroga, cioè di un rinnovo, gli è stato risposto no, quindi siccome il contratto scade e io non ve l'ho mandata, me l'avete mandata voi, quindi è scaduto a quella data. Quindi è coerente che se me lo chiedete rilasciate l'immobile, ma non è stato detto solamente questo, leggo per concordare modi e tempi dell'immobile, del rilascio, la signoria vostra potrà contattare il servizio, insomma, mettersi d'accordo. Quindi dire che in un giorno debbano uscire, io non li ho scritto in questo modo, li ho scritto concordati i tempi, se scegliete voi di scrivere, e poi decidete, volete andare, andate, non ho nessun problema. Ecco, ho voluto precisare, grazie. Passiamo al punto 10, approvazione dei verbali di sedute consigliari dei giorni 25 febbraio 2020, ore 20, 24 marzo 2020, ore 20. Passiamo alla votazione, favorevoli? Contrari? 16 favorevoli. Astenuti? Tutti astenuti, grazie. Prima di chiudere, nel salutare tutti e ringraziarvi, faccio presente alla consigliera Pastorino che ho ricevuto e ho avuto modo di leggere la sua lettera, riceverà la risposta. Ho visto con piacere che tale lettera mi è arrivata a mezzo PEC. Oltretutto ho avuto anche il piacere di leggerla su Facebook, quindi io ritengo di risponderle per PEC come lei mi ha inviato la prima parte, e noto con piacere che anche voi usate molto i network.
Buona serata a tutti, sono le 23.14. Posso una replica velocissima? Una replica velocissima. Allora, intanto le dico, va benissimo, io accetto naturalmente di leggere la sua risposta, la pubblicherò su Facebook naturalmente come risposta del Presidente del Consiglio Comunale, perché no, scusi, una volta che è nelle mie mani... Segnalerò che non gradirò che la risposta venga pubblicata. La risposta sta agli atti, poi lei faccia quello che vuole.